Intanto Ufala ci stava dicendo sull'altro canale un bel bestemmione e si risolve tutto. Ma non è questo il caso, fortunatamente. Quindi adesso facciamo i primi test per vedere se siamo live sul canale principale questa sera della Element Multigaming. Sembra che siamo live perché c'è un ad sul link di Twitch. Pure Quindi siamo quello. live. Siamo veramente mad, come dicono tutti praticamente su StarCraft. Ok, il titolo è pronto, stiamo caricando. Va, datemi Ok. questo feedback fantastico. Però dovete farmi entrare nella lobby appena possibile. Eccoci qua, c'è, si sta caricando, perfetto, ti invito subito perché Ok, grazie al grazie. nostro proponi invita nel gruppo. Ok, connessione scaduta, fantastico. E siamo bene. Stiamo riparando la lobby, quindi intanto diamo il benvenuto a tutti. Questa è la Improv Team League, cioè torneo europeo abbastanza famoso in ambito di StarCraft. Noi siamo gli Element StarCraft 2, casteremo questa clan war contro gli Angel Wings, che sono primi nel nostro girone, quindi sarà uno scontro assolutamente da non perdere, uno scontro eccezionale. Noi Invito siamo alla alla quarta partita. posizione attualmente. Siamo in quarta posizione, esatto, abbiamo 2 sconfitte e 5 vittorie, questi sono gli unici a punteggio pieno con 7 vittorie. E E zero quindi... sconfitte alla faccia. Ah Vediamo di sì. essere i primi a sporcare questo loro risultato. Ah sì, ma poi avendo dato uno sguardo al loro girone, loro diciamo che siamo un po' l'ultimo ostacolo, se noi riusciamo a portare a casa i punti con loro, beh, possiamo dire che, visto che passano le prime 4 ai playoff, potremmo avere un buon piede nel passaggio ulteriore, ma senza fare tanti calcoli dobbiamo pensare a A giocare e vincere vincere. questa. Esatto. Va Ci bene. presentiamo al volo, io sono Mobius degli Element StarCraft, con me c'è Goreson. Che sono degli elementi VTC. E già, beh, perché abbiamo due team, abbiamo gli Element Punk e gli Element appunto EVPG, i nostri due team, e per la formazione di Element StarCraft 2 che partecipa alla Improv abbiamo una selezione dei migliori, diciamo, dei due team. Esatto. E quello che ci aspetta è un TVZ, cioè Terran contro Zerg su scala orbitale. Tra Dark e Chuck. Dark, che se non sbaglio è uno nuovo, diciamo, è da poco che è entrato negli Element. Invece Chuck non so niente da parte sua. GLKF, ecco qua. Vediamo Subito molto se man. Dark risp Chuck risponderà. No. Chuck è Quindi troppo via, quindi concentrato. istantanea. Forse. Hai già visto qualcosa di interessante? Questo drone va subito a scoutare. Vorrà disturbare l'SCV quando si metterà a costruire la caserma. Vediamo un po'. Beh, intanto possiamo Due minuti presentarli e velocemente comunque, vai. giocatori. Abbiamo spawna in alto di scala orbitale il Ah. nostro Dark Blader. E invece spawna in basso a sinistra di sempre scala orbitale il nostro nemico Chuck. Non ha neanche la tag del loro clan. No, no, infatti sarà... Boh, è entrato a breve. Sto già scoutando comunque con il drone. Chuck, una pratica che non si vede spessissimissimo da parte degli Zerg, ma... vediamo Anche già, questo dà fastidioso. fastidio all'SCV. Vediamo se... Ok, non dovrebbero esserci problemi, Dark Oh, Blade... Dark! First Blood. Dark Blader perde un SCV. Perde un SCV ed è abbastanza grossa come cosa, non è una cosa che si vede mai, Molto spesso. praticamente. È vero. Adesso mi piacerebbe vedere da Dark Blade magari un deposito messo sulla rampa per bloccare il drone. 30 secondi di delay sul nostro stream, esatto. Perché hai detto 2 minuti? Più Perché o meno. teoricamente dovrebbe essere 2 minuti di base il ritardo. Ho capito. Di solito quando qualcuno fa una faccia del genere vuol dire guarda che ti sto guardando, quindi non fare niente di strano. But it's okay, we don't care. Ah, solo per... non so, Phoenix di che nazionalità è? Credo siano francesi. Oh no, i francesi. Brutte esperienze con gente francese. Bene, a parte questi discorsi un po' tecnici, vediamo che va Tecnici. di centro di comando Dark Vader, quindi Oh. scelta macro, però perde anche il drone qua, Chuck, quindi vanno pari da questo punto di vista, almeno ci sono restituiti il favore. Mentre abbiamo visto un Hatch First da parte di Chuck nella, diciamo,
potenziale terza, quindi questo si fa per aumentare il creep spread, quindi presumo che si andrà di macro senza troppi patemi, quindi nessuna aggressione rapida da parte di nessuno dei due giocatori, anche se ci sono due Reaper in costruzione. È vero, sono Particolare due questa Reaper build con di reattore. Darkblader. Questa build ti permette di prendere un terzo CC molto più velocemente per via del Reaper che costa tanto di gas e ci mette molto tempo a essere prodotto. Ecco qua il terzo Eccolo qua. CC, infatti, da parte di Dark. È vero, Chuck vorrà giocare molto di macro game perché nel caso volesse giocare qualcosa tipo un timing attack, di solito è solito creare la seconda dietro, Si è costruito perché così è anche meno un resistenza. wall con i link. Ok, adesso lo sposta. Però molto previdente, molto attento Chuck. Si vede che magari vuole essere sicuro, ma è anche abbastanza smaliziato. Vediamo come se la cava con i primi due Reaper di Darkblader. 4 Ling contro 2 Reaper, i Reaper dovrebbero fare abbastanza male. Vediamo la regina come viene controllata, bene. Gli hai dato la camera evolutiva da parte di Chuck, immagino qualche drop di Overlord. Qualche drop di Ling con gli Overlord. Pensa a un Overlord che droppa un Overlord, cioè tipo un figlio, una balena che partorisce, cos'è che? È come una di quelle bambole, quelle bambole russe, la Altri due Reaper Matrioska. intanto che arrivano, sono 4 e adesso i Reaper da parte di Darkblader, è già un'aggressione abbastanza importante. Ci sono i Ling, si può giocare con... ne perde due però, Perde male, due Reaper. malissimo. È rischiosissimo adesso. Chuck Risposta sa subito che istantaneamente, può andare a Chuck. attaccare. Eh sì, si muove subito. I Reaper devono continuare a dar fastidio, ma adesso arriverà questa massa di Ling, chiaramente è chiusa qua l'entrata, però sono tanti, può fare dei danni anche perché c'è un CC dietro, quindi non ci sono molte unità Vero? che seguono per Darkblader, e infatti torna con i Reaper, deve Si tratta assicurarsi di tutto di far micro, danni. Eh ecco qua. Non può sì, fare tanto Chuck no, di così assolutamente con no, questo anche qui perché davanti. le mine farebbero, distruggerebbero Troppi i danni. Ling velocissimamente. È vero. Piacerebbe vedere qualche mina da parte di Dark per cercare di fare danni. Ecco qua prima. Missa Ling per poco, si nasconde dietro i minerali. Con altri due marine davanti dietro le depositi non dovrebbe Schermagliucce avere che però non problemi. porteranno niente di particolare. Non c'è È vero. ancora la terza, però da parte di Chuck. Mi aspettavo un'espansione molto più rapida vista la sua natural. È vero. Però invece sembra che voglia andare per un pinnacolo. Oh sì. Mutalisk, vabbè. È Sembra. una strategia anche Ok, e abbastanza appoggia la rivista. terza adesso, sì. Beh, però è un po'. Non so se sia un'ottima scelta questa di Chuck. Cioè, è una In scelta di tech che effetti. ci sta, ma come tempi non è eccezionale. Ha ancora un solo gas in natural e pochi droni. Ne sta producendo altri 8 È vero. adesso, però di solito si fa con una maggiore saturazione delle basi. Vediamo. È vero, però è stato costretto a creare molti più Ling del necessario. Sì, è Questi vero. Zerglings sono praticamente quasi tutti inutili adesso. È voluto essere molto safe da eventuali push strani con i Reaper. Magari temeva una 2 o 3 Rax. È vero, e adesso stanno per arrivare le prime due Medivac, non c'è abbastanza minerali. Ed è anche supply bloccato Dark. Da parte sua invece Chuck continua ad andare normalmente, sta prendendo la seconda camera evolutiva. Però non sta ricercando niente sulla sua prima camera evolutiva. Ecco, sta aspettando. Arrivano anche le torrette da parte di Darkblader che ha scautato il pinnacolo con la scan. Prime Bene. 6 mute in costruzione, non dovrebbero riuscire a far danni, visto che le torrette sono ampiamente in orario. Vero. Il fatto è che però quelle muta possono sempre mettersi ai bordi delle linee minerarie e Sì, certo. attaccare i guys a due spine. Oh, devi fare attenzione Chuck a non perdere questo custode. Va, Vediamo, va il custode, dovrebbe. vede tutto, vede tutto. Vede l'avvio, vede tre caserne. Adesso però Va che con il drop Darkblader ha Darkblader, però deve stare attaccato attento perché abbastanza. escono esattamente adesso le muta, potrebbero incontrarsi esattamente dove non, dove non vorrebbe Darkblader, vediamo. Vediamo. Ok, no, no, Ok, non vengono si vedono. evitate. E le muta vanno dritte per dritte in questo manipolo di unità. Però È vero, vanno. però non ci sono abbastanza marine per uccidere queste mute. Le mute sono Ah no, infestate, le uniche cose da cominciano a prendere colpire gli SCV. sono le torrette. Già alcune Due uccisioni. uccisioni. Siamo già a 5. Porta a casa anche alcuni. Anche i Muli potrebbe prendere a I casa. muli! Dietro Arriva intanto il drop di Darkblader, però sulla terza. Ci sono già tutti lì ad l'angolo aspettarlo. scatarato. Bisogna vedere se Dark sa che lo deve droppare. Ok, Ok, torna non l'ha indietro. Fugge in droppato. tempo. Queste mute stanno facendo molti danni. Hanno anche forzato. Più che forzato, hanno ucciso tutti i laboratori della terza. Però questa Widowmine, queste due 9 Widowmine lavoratori avrebbero uccisi da sparato parte di Chuck, tutti. è un investimento assolutamente ben riuscito questo delle muta. Arriva intanto È tantissimi vero. Ling, deve riuscire a micrare qua Darkblade, venne però circondato. Ci sono anche tutte le muta per buttare giù le Medivac che devono scappare velocissimamente.
dovrebbero riuscire a farcela, almeno finché il booster riesce. Poi decide di purtroppo il booster abbandonarle praticamente, sì. Vede comunque la quarta di Chuck, mentre la sua danno terza sta già comunque lavorando. sicuramente brutale. Danno brutale da parte di Chuck, Primi liberator. sopravvissuto al drop. I Raptor sono buoni. Il problema è che devi fare attenzione che se il suo avversario smette di creare mutalische, i Liberator diventano meno utili. Per via del fatto che i Ling sono troppo piccoli e sono troppo tanti, e i Liberator sprecano gli attacchi Sì. sopra le mute. No, sono solamente Sopra per gli come counter alle muta questi liberator. Infatti sono ancora solo due per il momento. E c'è infatti più protezione di mine in questo momento per Dark Vader. D'altra parte Dark non ha, adesso stanno uscendo di nuovo altri due Medivac. Non ne ha più giusto di Medivac per adesso. Ne ha due, ecco qua, quelle che sono uscite adesso. Due, sì. Cinque caserme adesso. Certo che non capisco bene l'economia di Chuck. Ha solo 47 droni a 8 minuti e 30. E non ne ha persi, praticamente, ne ha perso uno solo. Quindi molto concentrato sulle unità. Se Dark Vader riesce a tenere, cosa che per adesso sembra anche, visto che il supply è simile, l'economia andrà molto più a crescere quella di Dark Vader nei prossimi minuti. Vediamo se riesce a resistere senza troppi danni. Eh sì, vediamo. Vediamo, è Queste due pronto mine sono Chuck. piazzate abbastanza bene. Sì, vanno i Ling, vanno i Ling, vanno proprio davanti alle mine. C'è il Oh! surround. Colpiscono le mine, buon numero di Ling abbattuti. Però Ottimi danni da parte di Chuck. riesce a fare Molti sufficienti danni danni per da andare a entrare. sollevare. Perde tantissimi Ma rimani lavoratori tra dalla me. terza. Colpiscono ancora una mina. Questi Ling ci sono, danno fastidio, ma possono essere respinti adesso. Ci Ecco qua, sono anche i Liberator. Liberator. One shotano chiaramente i Ling. Anche le mine danno una mano. Un paio di Marauder sono usciti, magari perché sa che il suo avversario forse andrà per una strategia nel senso di ultralisk, però vediamo se con. 26 lavoratori uccisi per Chuck, è veramente un numero importante. Vediamo comunque che adesso è in vantaggio di supply Chuck, però non mi sento di dire che sia veramente nei guai Dark Vader. Comunque Aimuli ha tre basi, il suo avversario ancora ha aumentato i droni, ne ha 64, ma solo adesso. Vediamo la terza che ancora non è neanche saturata del tutto, male saturata la natural di Chuck, quindi c'è ancora margine, c'è ancora tempo, la partita è più che mai viva. È vero, però da parte sua Dark si sta focussando solamente su biomine. Ci sono rimasti solo 3 Liberator. Non sa contro che tipo di tech si troverà contro. E dalla doppia Spire immagino che saranno Broodlord È e vero. Infestor. Quindi vediamo se c'ha Infestor già uscito nel campo. No, ha fatto la posta di infestazione molto tempo fa, però non ne ha ancora creati. Ci sta creando Sa che adesso sono comunque sotto di i lui. corruttori, quindi comunque probabilmente saranno Broodlord, anche perché se no non si spiega la doppia Spire. Sta Almeno si preparando la quarta, può anche però magari dovrebbe fare doppio recuperare un up. po' la quarta. Eh sì, ma poi sta prendendo anche poco gas in realtà, quindi veramente molto intensivo sui Ling, poco gas minato. Arriva la Ultralisk Cavern e Che vede tanti la Ling. quarta del suo avversario, sa che anche mi è molto danneggiata. Dark Vader comunque è avanti di 30 nel supply, adesso sta cominciando a pulire il creep, quindi può cominciare a muoversi, può andare in avanti Dark Vader, il timing sembra buono. Sul round grosso di Ling Adesso vediamo si tutti clampano, attenti. vanno giù le mine! Buoni colpi, non eccezionali Molti però. danni. Molti danni. Questi Corruptor sono forti contro questi Liberator, che quindi in realtà la Vero. scelta di Chuck è fare Liberator, fare Corruptor per dare poi manforte alle Ultra contro i Liberator. Però questa qua è una planetaria, non puoi ingaggiare Chuck contro una Eh no, planetaria. i Ling vengono sciolti. Infatti, planetaria ha già 23-25. Oh, attenzione, potrebbe cominciare a bruciare, no? Arrivano altri Ling Dark. però, altri Ling. Non fanno in tempo a trovare l'ingaggio queste mine. Si difende con Supply la sempre simili. planetaria. Riesce a difendersi Dark Vader ancora una volta. Cadono le Cadono i Medivac, corruttori. però Devi fare attenzione, i Marine sta riescono prendendo a portarsi via corruttori. pian piano anche i corruttori. Vediamo queste mine, no, è Forse. fuori raggio. Intanto però continua ad avanzare la Finita macro di così. Ok, Chuck, riesce a riprendere quello che ha perso precedentemente, ancora uguale la i supply, però c'è anche la quarta base che va per Dark Vader. Sono ancora abbastanza pari i due giocatori, anche se ancora una volta
mi sento di dire che Dark Vader non è messo così male. anche un vantaggio di upgrade a 2-2 contro 2-1 a Eh sì, dobbiamo parte vedere che sua. È impatto avranno le ultra, chiaramente. vero. Prima di in produzione, penso che Oh, anche il però sta carapace arrivando sia già il fatto. 3. Sta per arrivare il 3-3 con la carapace delle ultra. Comincia solo adesso il carapace? Eh sì. Rivestimento chitinoso. Comincia solo adesso il carapace, molto tardi. Queste ultra senza quel potenziamento sono molto molto più deboli. È vero, hanno un'armatura di 3. Vediamo, si Oh, adesso muove. vediamo il Già si grande muove, già Widowmind. il Ling, già il Ling. La Widowmind Ottimo i colpi della molto Widowmind. poco potere Buono lo mentre spettico di Dark questo Vader. è. Qua vincerà l'ingaggio. Infatti, torna indietro Chuck. Capisce che non è il momento. E ancora simili in produzione. Altre 3 ultra in produzione. 40 Ling in produzione. 8 Marine, 1 Marauder, 2 Medivac. Cioè, 2 Mine, 2 Liberator. Push avanti con i Ling. Anzi, con i Marine. Le ultra da dietro Ah, fanno ma tanti danni. queste ultralisk sono state baitate, come posso dire? Sono state spinte ad attaccare le unità in alto, mentre questi marini stanno continuando a fare Focus danni al in latch, focus al alto. latch, cade il latch. Deve imbarcare e scappare, Esatto. imbarcare e scappare. Beh, qualcuno si salva. Comunque, Ha buon perso lavoro due qua punti di forse Dark su Vader. tre. Ha commentato un po', ma eliminare basi è comunque positivo, anche se dall'altra parte c'è già la quinta per Chuck, quindi dovrà solamente trasportare i droni. Se c'è altri colpi di mine, Oh, altri la colpi di mine, Widowmind! cadono altri Ling, cadono altri tantissimi Ling. Vanno giù altre 2 mine, altre 2 mine. No, ok. Bravo qui Chuck. Manda 2 Ling a Bravo il subire leader, colpi. Chuck. Deve È adesso pronto per difendersi il addosso alla rivestimento sua chitinoso. planetaria. Eh sì, adesso le ultra sono veramente grosse. Servono i Liberator che infatti si singiano. Deve riparare adesso questa. Ok, ripara la planetaria. Deve resistere. Sembra potercela fare. Infatti, è costretto alla ritirata. Chuck. Grandissimo problema. Chuck ha sbagliato a cercare di focussare la planetaria. Perché tutte quelle ultra stavano venendo colpite dai Liberator mentre cercava di danneggiare la planetaria. Appena visto che il DPS non era abbastanza, avrebbe dovuto ritirarsi o attaccare le unità Si che erano sarebbe circondate solo da risparmiato zero. una ultra. Comunque, infatti, È oh, vero. bravo Dark Vader che va a liberare il creep. Che però non riesce a farlo. Che si espande lo stesso. Continua Chuck la sua aggressione. Adesso cerca di virare sulla natural. Anzi, sulla terza. Vediamo, questi Ling potrebbero essere non contestati. Qua ci sono 13 SCV più quelli Potrebbero al fare molti gas. danni. Si sposta però Però se con ne tutto Dark accorge. Vader. Anche con i Ma Liberator. prenderà Piazza i la Liberator. E le terza. ultra sono costrette a evitare l'ingaggio. Ma l'ha distrutta? Sì, perde la terza. Accidenti, è Era andata tutta giù velocissima. danneggiata. Era danneggiata, aveva tipo metà vita, forse anche meno. Non ha riparato qua Dark Vader, una leggerezza. Va con lo split Oh, contro queste tre prende ultra, buon Liberator. lavoro. Mi piacerebbe vedere più Medivac da parte di Dark, magari un secondo Starport. Con Adesso si tutti sposta quei verso la quarta, si sostituibili. sposta verso la quarta Chuck. C'è lo Oh, spazio, tutti entra questi con i Ling. armatori. Deve tornare indietro Dark Vader, deve difendersi. Focus ancora una volta la planetaria. Tanti SCV a riparare, non credo che la butterà giù. Infatti deve rinunciare ancora una volta, Chuck. I Liberator fanno tanto danno. Bassi di Ancora vita sempre però con queste unità l'ultralisk. bio. Bassi di vita Oh! però. Il DPS è quello buono. Spariscono due ultra. Entrano però i Ling, entrano però i Ling di main. Costretto a portare dietro i Liberator. E a siggiarli probabilmente. Eccoli qua. Sta facendo tanti danni però Chuck. E la sua macro ormai sta prendendo anche il largo. È vero. Sono sempre molto Poi simili i tutte queste supply. unità. Sì, ma queste unità di Dark hanno veramente pochissima vita. Purtroppo Dark non ha potuto tenere alto il suo numero di Medivac per curare il suo bio. E queste poche Medivac che tiene sono tutte senza energia. Ha continuato a costruire il Liberator, adesso ne ha 5. Eh sì, ha Che sono temuto. simboli contro le ultra, però. Sì. Infatti il suo avversario adesso sta riswitchando, diciamo, più a Banneling. Ne sono altri O6 in produzione. Molto comunque Ling intensive, diciamo, Chuck, l'abbiamo visto fin dall'inizio. Vero. Guarda quanto gas tiene. Non mi sorprenderebbe vedere un bel po' di investor da parte sua. Cerca ancora di attaccare con i Ding. Non so se funziona. Ecco, Mark se ne accorge con stima, però è Eh sì, ancora adesso non è senza. più. Ok, altre Medivac. Altro ossigeno per le truppe Terran. Tanto Sono 6 adesso le ancora Medivac. vediamo questo long distance mining da parte di Chaka che non ha mai smesso. Ha rifatto la sua base molto tardi. Vero. Il supply ancora parla comunque in favore di Dark Vader. Ancora aperta questa partita. È vero, però il problema è che più avanti la partita, più lo Zen potrà mettersi in vantaggio, Eh sì, specie sfruttando il con suo le creep ultra. può cominciare a espandersi dove vuole e con un esercito Si più prepara mobile un del suo altro contrattacco da avversario. parte di Chuck contro questa planetaria che ormai è un'eroina. 56 uccisioni per lei.
Pusha verso la quinta, piazza il liberator. Attenzione, no, questo liberator sta perdendo colpi, Dark. Non devi lasciarlo cadere così male. Non devi scelta. lasciarlo cadere così male. Ok, Non ce la no, fa. C'è il troppo push. tardi. Ling ultra lì. Bane. Splitta Dark Blader. Non male, non malissimo, ma nemmeno eccezionalmente. Questi Corruptor fanno pian piano terra pulita dei liberator. Cerca di spostare. Però cade la ultra. Beh, non troppo malvagio questo trade. Però poteva andare meglio. C'è abbastanza però per buttare giù la base. Vediamo. Gli Liberator che ancora attaccano questi Corruptor, che hanno Posso comunque la aprire la base, corazza. però Dark dovrebbe veramente ritirare le sue medie perché i suoi Fa liberator sta fuori tutti perdendo i droni. 22 Ling produzione però. Solo Ling produzione per Chuck. Non è proprio Perde la quello che quinta. spera. Perde la base e Ritira. scappa. Deve fuggire del tutto. Ok. Arrivano i corruttori però. Basta un boost. Basta un bel boost per fuggire da qua. È vero, i liberator sono più veloci dei corridori, quindi possono permettere di scappare. Continua Attenzione produzione medivac, di ok. Marine e Marauder e Medivac MMM per Chuck, per Dark Blader, scusate. Vediamo le unità. Ci sono solo Ling e Corruptor per Chuck. Solo Rischi Ling e uso. Corruptor. Perché per quanto possano essere buoni i Zergling, ti servono quei Banning per fare la maggior parte dei danni. Ora siamo addirittura 3-3 con l'avvio. Contro solo 3-2 da parte del Zerg. È sempre un upgrade in meno. Altri tre Arrivano altri ultra e upgrade. Bundling, la risposta di Chuck, anche perché il suo creepspread è bello che spinto, lo vediamo È proprio vero. davanti alla quarta, mentre invece Dark Vader non sta pensando di prendere la quinta, dovrebbe anche cominciare un po' a farlo, probabilmente sposterà un CC, vediamo quanti CCV sono fermi nella sua natural, ma c'è qui il Lingaggio, attenzione al piazza, Liberator, piazza Liberator, allarghiamo questa, arrivano i Ling Bane deve spittare, non c'è molto spazio però, buone le connessioni dei Bundling però, non eccezionali. Vediamo, sembra riuscire a farcela Dark Vader. Kaita benissimo sotto i Liberator. Anche che stanno venendo colpiti dai Corruptor. Andrebbero colpiti questi Corruptor. Sembra esserci abbastanza però per Chuck. È Supply vero. molto simile, ma arriva altra bio. Soprattutto per il Deve fatto di steppaccare e avere il scappare. supply. Steppaccare, ok, lo fa. Il supply di Dark era praticamente tutto di Marauder. Non c'era niente per poter sparare ai corruttori che C'è ancora stavano il drop offendendo. però. Ancora C'era il più Kaita, liberator. ancora. Sembra potercela fare Chuck, sembra avere abbastanza. Non ha più bank Chuck, se riuscisse a resistere ancora Dark Blader che ha 1000 di minerale mentre ha 0 Chuck potrebbe riuscire a farcela. Supply Vero, l'incam adesso. Vediamo un po' l'incam di entrambi i giocatori, quant'è? ancora simile, deve riuscire a essere cost Molto efficiente ancora basso. una volta Dark Blader. Dark cerca Vedete di come prendere la quinta, intanto però Chuck presidia questo. tutte le basi con il creep, infatti non può atterrare questo centro di comando. Andare a liberarlo, ma ci sono ancora i Ling che controllano. Buono il control map di Chuck. Qua c'è il surround, buono ancora. Però ha Però non. capito un po' di Marauder. Sì. Poi non può andare ad attaccare questa planetaria perché viene comunque a difendersi molto bene Dark Blader. Deve avere più roba Chuck, però è ancora corto di minerale nonostante il control map che ha. Davvero? Però questo esercito adesso da parte di Dark non può fare niente. Questi marini potranno spaventare via i corruttori, però Devo non subito tornare possono indietro, subito ingaggiare tornare indietro. profondamente. Vanno i Marauder a tankare un po'. A cercare di Bello portargli turno un di po' di quelli Bundling. Marauder che tankano i baby. Eh sì. Sono Tanto comunque. Viking adesso che ho ucciso l'Overlord che Sì, ma sa ce che n'è già un magari altro ci che sta porterà provando. altro creep. Questi Viking devo tornare nella potenziale quinta di Dark Blader. Vediamo, no, adesso l'Overlord non sta spargendo creep. Ok, Potrei si è solo piazzare la sposta. quinta. Andiamo. Ok, E questa è la piazzata. giocata della partita, va di qua c'è l'ingaggio, ottimo il surround con Ling e Ultra, ma c'è la planetaria che dà una grossa mano ancora. Questa planetaria, ragazzi, è MVP del match, assolutamente. 74 uccisioni questa planetaria, neanche a scherzare. Ricorre, Kaito torna indietro, adesso devi tornare indietro, però quanti danni questi Bannerling! Deve riuscire a scappare, deve Sì, riuscire a sì, sì. scappare. Verso casa madre praticamente. Va dall'altra parte però, questa parte adesso è più difficile, difendere questa base è molto Planetaria non è difficile, cosa da portare via ridere. questi SCV, muoiono tutti, cade anche la base, brutta storia, deve riuscire a portarsi a casa queste ultra, vediamo, deve riuscire a Fanno la prima un po' insistere. disca, però non sembra esserci abbastanza via per chiudere la seconda. Eh no, troppi Per Ling, troppe forza di ultra prendere ancora. i zerg. Quella base era importante riuscire a tenerla, non è nata la planetaria in tempo. È vero. Ecco, adesso sta portando la seconda base dove vorrebbe prendersi la E qui la quinta. differenza è sentita tutta, guardate adesso il supply era pari fino a 10 secondi fa, adesso è doppio quello di Chuck, anche se comunque è molto bassa la supply. È vero, questa qua è stata una partita in cui tutti i giocatori hanno continuato a danneggiarsi a vicenda. Vediamo Il intanto problema che è prende che altre ci ha basi danneggiato Chuck Dark e sposta Blade. anche i droni, quindi è
riprende la macro, riprende l'economia di Chuck, mentre quella di Dark Vader è pian piano più strozzata, vedete che non ha più spot per minare. 14 lavoratori su una singola pece di minerale. Tenuto bene entro i suoi confini, Dark Vader da Chuck, dal control map del giocatore degli Angel Wings. Costretto ancora a scappare, il surrounding c'è, bisogna prenderla e portar via. Lo fa Dark Vader. Però ci sono ancora i corruttori che potevano portare giù la medica piena. Si salva di pochissimo. Per poco. Quanti punti vita? Due. Adesso però sembra abbastanza andata la partita, perché Dark Vader ha 45 supply, 116 Chuck. Chuck sta riavendo la sua economia che funziona. Sempre molto Ling basata, però anche 1000 di bank. Adesso è costretto a portare tutti i suoi SCV e a uccidere di nuovo ma arriva tutto. Arriva tutto, la C'è un posizione non è velocista favorevole. abbastanza avvio per difendersi da Non è favorevole la questo. posizione, può cliccare selvaggiamente, si posiziona nel meglio che può Dark Vader, ma c'è un ultra non gli può raccontare molto, anche se ti clampi, e c'è È GG. vero. Troppa differenza di supply, veramente. Cioè, una partita supply bassissima. Entrambi non hanno fatto nient'altro che attaccarsi a vicenda. Sì, La sono sempre differenza è molto stata concentrati su soprattutto quello. Dark alla fine è stato quello che è riuscito a fare meno danni all'inizio, con soprattutto il drop nella natural, che sarebbe stata poi la terza presa da Chuck. D'altra parte, invece, Chuck è riuscito ad attaccare meglio con quelle mutarische all'inizio. Ha portato via 5-6 lavoratori e da lì ha snowballato tutto quanto. Eh sì, pian piano sì. Ma più sì, io ti devo salutare un attimo, un minuto. Ci vediamo tra un attimo, bene? Ciao anche a tutti quelli dello stream, se volete veramente sentirmi ancora. Torno tra un minuto. Ciao ciao! Ciao ciao, a dopo. Intanto possiamo dire che il prossimo giocatore sarà Karl Siegt, grande vecchia conoscenza dello StarCraft, diciamo della community italiana. Abbiamo visto comunque un game abbastanza intenso, abbiamo visto quanto abbiamo visto il buon lavoro di Chuck nel contenimento di Dark Vader. Dark Vader è sembrato comunque potercela fare in alcune parti del match. È riuscito a snipare un Hatch, però purtroppo non è bastato. L'economia, comunque il control map di Chuck è sempre stato molto buono, superiore. Abbiamo visto come presidiava ogni base di Dark Vader, ha anche spinto piuttosto bene il creep esattamente dove sapeva e pensava volesse espandersi Dark Vader. Gli ha impedito di prendere la quinta praticamente sempre, e quindi alla fine è finita l'economia di Dark Vader, e quindi la produzione, e quindi la partita. Io sbroglio un attimo la cuffia. Intanto possiamo spammare in chat generale. Dalle chat che si dice. Ah, c'è Aran Quiz che chiedeva in che lega giocano. Giocano tutti praticamente in Lega Master. Se avete qualche diamante, beh, in realtà abbiamo visto anche in questo caso Chuck diamante, ma il livello è sembrato comunque abbastanza superiore, quantomeno Top Diamond. Intanto vediamo 26 viewers, bel lavoro ragazzi. Continuate a seguirci, anzi cercate di aumentare, spammate questa roba in giro dove volete. Vediamo un po' se qui l'host sta funzionando. Essere tutto ok, comunque non ce ne assicuriamo.
grande flagello che osta anche lui con i suoi 145 follower. Bel lavoro. Bracket, hai ragione, la vita loca, te lo passo subito, sempre che non mi cancelli ancora questo link. Quindi dovrò trovare il modo di fartelo avere senza... con un po' di spazi tattici. La vita loca. Come potete vedere dal bracket, se ci siete capitati, se no ve lo dico io senza problemi. I nostri avversari sono gli Angel Wings, hanno 7 partite giocate e 7 vittorie. Secondi ci sono il clan SC2 Improv, sono la squadra che abbiamo giocato l'ultima volta e ci abbiamo anche perso. Erano i nostri, diciamo, rivali diretti, se vogliamo. E niente, ci abbiamo. Terzi sono gli One Last Attempt Esports, con loro abbiamo vinto e hanno però una partita in più, vedete, ne hanno 8 giocate. E poi ci siamo noi con 5 vittorie e 2 sconfitte e al momento siamo sotto 0-1 contro gli Angel Wings. Sarebbe molto importante una vittoria. Eri, eccomi. Ciao Mobius. Ciao ciao. Quindi come va adesso? Stiamo aspettando Carla, presumo. Non ho più seguito da questa Ok. parte. Abbiamo messo un po' di chat in chat generale. Oh, ah, è vero, dobbiamo fare quello che ci ha detto, mannaggia. Ah, giusto, sì, salutiamo la mamma di Mannaggia, che è sempre con noi, ci Ciao ciao. supporta molto in Anche se modi non è di che... corpo, ma di spirito. Beh, anche di corpo, eh. Cioè, Mannaggia vuole che lo ricordiamo. Dobbiamo però vedere cosa si dice nella chat, perché dovrebbe esserci anche Carl, se si degna. Flagello Eccolo, insieme. c'è Ok. Carl, lo chiamo. Vabbè, sì, poi il livello master diamante è sempre quello lì, eh. Molti del nostro clan sono master e faranno il bordino diamante perché lasciano la riga in continuazione. Il vostro volume è leggermente basso, Starlord. Ok, ci alziamo subito. Vai. Change volume. Addirittura il È vero, computer mi qua c'è sono al sentito anche massimo. io adesso piuttosto basso. Allora ci alziamo, ragazzi. Che problema c'è? Che problema c'è? Ok, siamo un po' più alti adesso. Dovremmo essere più giusti, più azzeccati, più performanti. Non so se sei tu Mobius che fai queste battute, però con l'intento di metterci un doppio senso. Ma che stai dicendo? Oh, sì, sono Sei io. tu che hai la mentalità, non so, A Mac. a Mac. Sì, vabbè, chiaramente da uno che gioca a Mac mi senti uguale, Starlord. Prova ad avvicinare il microfono. Allora, ho Ok. aumentato dal microfono direttamente di Hobbs. Gordon è più alto di te. Ma questo non lo so, non lo conosco di persona. È vero, anch'io ti sento ancora un po' basso sullo stream. E quindi stiamo solamente aspettando. Sì, stiamo aspettando Carla che ha detto che era al bagno. Ah, Carl. Quindi mi chiede Carl, quindi entra in chat. Aspettiamo, aspettiamo. Cosa dice intanto la chat? Flagello, Mobius, lo passavi a me, C'è il sono bracket, Mobius, non abbiamo vedo diffuso prima il niente. bracket comunque. Ho capito. Tenente SG, sei tu, sì? Moderatore. Ah, Flagello, sei uno che piace spammare nella chat. Poi c'è un sacco di gente qua che si lamenterà del fatto che non mi ricordo chi è. Abbiamo.
Ok. Scegli tu, ma come puoi dirmi Carlo, scegli tu la mappa? Carlo inventerà sempre nuovi modi per farmi arrabbiare. Da 4 va bene. Servirebbe. Dov'è qualcuno che lo segua, Carlo? Non è che gli possiamo scegliere per lui. Gli Rovine di Serras, metti. scegliamo la via di Seras? Sì, vai con quella. Quando è che Caster decide la mappa? Ok. Quindi sarà un PvZ sul rovine di Seras. Sì. Carl contro Chuck. Rovine di Seras in inglese com'è che è? Seras? Ruins? Ruins of Ruins Serras. of Seras. Non puoi dire Serras Ruins perché se non sbaglio Serras non è nome di persona. Quindi devi mettere l'off. Carichiamo. Aspettiamo solamente. Ma Carl c'è alla fine, sì, qua. Contro Chuck. Phoenix ma lost. Ah sì, quindi sarà host a creare fortunatamente. Ok, Perché mi ha aperto adesso proviamo. la pagina delle mappe, cioè ci ho messo 10 secondi. Stiamo freschi, No, questa restiamo qua è una cosa sempre. che succede molto spesso anche a me. Non so perché. Però quando vai su personalizzate e scegli le mappe, ti mette sempre qualcosa tipo 30 secondi o magari anche 1 minuto a trovarti le mappe. Non capisco perché, magari è una cosa che su cui la Blizzard dovrebbe lavorarci. Sono diverse le cose su cui potrebbe lavorare. Potrebbe migliorare la Mac. Ah, sì, certo. Guarda, proprio la prima cosa che ho pensato era, ma secondo me potrebbe fare qualcosa per la Mac, la Blizzard. Ci siamo. Ah, VCS Game Heart stanno caricando. Speriamo non laghi. Game Art, con te l'ultima volta ha dato problemi. Il Mi pare di sì. Non so se primo prima game. abbia ostato anche con Game Heart, non ci ho fatto caso. Non credo, eh. Era troppo normale per essere Game Art. Sì, forse sì. Allora stiamo solo aspettando che la lobby venga creata, che veniamo invitati tutti quanti. Ah sì, ti invito subito. Mavius, ma sei tu il capoclan Element? Sarei il cosiddetto, come si chiama? Community manager, sì. Qui sta entrando massa gente. Sì, mettiamola così, va. Tu sei il Diciamo. community manager dell'Element Gaming StarCraft 2. Ok. Parla italiano, Ray? Che? Parlo italiano, so posso restare. Vediamo. Sì, sono un po' tanti questi hubs. 1, 2, 3, 4, Game Art 5. con tutti questi server Ah, sì. potrebbe causarci un po' di problemi di lag. Aspettiamo allora che Ah, sì. decidano di uscire da Vorremmo questa lobby. evitare. Se fosse possibile kickare una VOD, fallo pure. Ok, quindi ricreiamo senza Game Heart per sicurezza, per avere. Va bene. Io sono uscito. Sì, anch'io. Stanno già richiamando, mentre mannaggia qualche problema tecnico, diciamo idraulico. Ce lo comunica in chat, peccato che voi non potete gustarvi queste cose, ma giustamente lo diciamo per dovere di cronaca, però non saremmo tenuti a farlo. Ma ci Carlo piace. attualmente è indisposto. Dove stai? Eccoti qua. Ok, Bene, rovine di sera, si partecipa. Non hai visto, non ho mai visto cosa significa il triangolino in alto a destra quando ti invitano in un gruppo. il triangolino alto a destra quando ti invitano in un gruppo. Sì, quando ti invitano in un gruppo c'è la schermata in cui ti dice accetta o rifiuta. Ah, ah, sì. C'è un triangolino in alto a destra che non ho mai controllato cosa significa.
cosa significasse. E l'hai scoperto? No, l'ho notato adesso. Ok. Inveo, Phoenix, Mobius, Chuck. Ma Ancora però troppi spettatori, eh. non c'è Carlo, adesso lo richiamo. C'è Carlo. Ok, e quanto pare, anche okay, saprei dire, a quanto pare giocherà a terra, cioè no. Però sarebbe meglio cambiare i colori, non credi? Arancione e rosso. Ok, Carlo, grazie mille. Ok, bene, quindi arancione contro azzurrino, direi che sta bene. Potremmo anche provare in questo modo, se poi vediamo che lagga, chiediamo alla gente di uscire. Comunque loro Sì, sono infatti. sprovvisti di stream, quindi Hanno una possono anche decina di obbare. visualizzazioni. Immagino che solamente uno o due siano italiani, forse neanche. Sì, quello diceva, io parlo italiano, so, fatemi aspettare, quindi. Vabbè, ha rimesso giallo, perché Carl? Cosa cavolo stai facendo? Ok, start. C'è il go Ok, per tu Carl, riparti prima go che per possa cambiare Chuck, nuovo colore. go go. Quindi dovremmo partire a brevissimo. Vediamo intanto tante cornicette da master, quindi. Io e Mobius ci sentiamo un po' fuori costo. Mobius, dobbiamo diventare master anche noi. Beh, non è che non possiamo diventarlo, non è che siamo bassissimi come Diamond, però. È vero. Però io sto giocando ad altri giochi. Tu giochi Mech. Partiamo da questo presupposto. Ehi, in Heart of the Swarm sono diventato master giocando me, eh? E Vabbè, contro quindi. Protoss era il mio matchup migliore. Non oso immaginare quanto durava in media una partita. Mi sorprenderà tanto, ma non duravano più di tanto, eh. La giocavi aggressiva stile di Horde. La giocavo in stile, come si chiama? Deishi. Chi? Deishi. Ah, Deishi, beh, cavolo, avete uno scarso. Tipo timing attacca 13-14 minuti. Una cosa fast proprio. Spawna intanto in basso a sinistra di Rovine di Seras il nostro impazzitore di gente. Car Sieged. Sì. E invece spawna in basso a destra l'avversario Chuck, che adesso ha avuto anche l'icona del clan. È stato aggiunto al clan in questo istante. Ah sì, eh sì. Work in progress anche Ok. per loro. Tanto sembra standard tutto quanto, ma sappiamo tutti cosa Subito lo succederà tra scout di poco. Chuck nella parte giusta, quindi scoprirà subito da dove spawna il suo avversario, cosa che Carl, vediamo se lo scoprirà anche lui. Sembra proprio di sì, la direzione è quella giusta. Esatto, anche il fatto che aveva visto uno scout arrivare da quella angolazione, quell'istante. Angolazione, giusto angolatura. Oh, che Surround sorpresa! e drone ucciso. Carl avrà il suo fattore sorpresa. Hatch È vero, soprattutto con se a first Chuck non so intanto. che tipo di gioco adora fare Carl. Allora, dovrebbe conoscerlo, ormai la sua fama dovrebbe essere interplanetaria. Però sai, magari qualcuno che per caso non sa come gioca Carlo potrebbe anche. Ah, veri laghi, Vero, troppa, anche troppa gente. io. Niente. Go leave. C'è l'ordine di scuderia da parte di Phoenix. Quindi devono Qualcuno decidere dovrebbe qualche lasciarlo, sì. Ops da levarsi. Intanto c'è il Nexus da parte di Carl, quindi partenza molto macro-oriented, un gate e poi il Nexus. Davvero, incredibile. Un Nexus prima dei 2 minuti da parte di Carl, tanto che sta portando la Horde Tanto contro Carl Chuck. dice "You are Zerg, is okay" anche per il lag. Battutaccia, diciamo, del nostro Protoss. A cosa ti serve? Anche con 500 di ping, hai comunque 500 di ping. Uffa, non mi piace quando la gente non mi dice neanche che sono qui. Stanno decidendo un po' il da farsi con questo lag. Ok. C'è un altro gate per Carl, comunque macro oriente della sua scelta, così come quella di Chuck che va per la speed e lascia però anche 3 droni al gas, quindi scelta molto molto conservativa, Molto sicura. potenzialmente anche più aggressiva, vediamo, ma si deciderà Se tutto avete nei due prossimi planeatori minuti. così, possono significare due cose. O
o una Leyre super veloce oppure la colonia di Blatt. Sì. Che sia la colonia di Blatt. Scelta safe, esatto. Lo Stork è appena uscito dalla parte di Karl. Filoni, tutto standard per adesso. Portale dimensionale. Non sembra che stia giocando Karl praticamente. Infatti, non vedo nessuno Stargate, non vedo nessun consiglio dei Templari. Intanto non capisco questi che cosa stanno lì a chiacchierarsi in francese. Si spostano gli overlord per il controllo della mappa. Si muovono i primi 6 link. Questo stalk di partizione, ok, Karl è vivo. Però non c'è ancora la speed, può cercare di giocare un po' Karl, però poi per essere più sicuro torna indietro. E tanto qui chiacchiere come se fossimo al bar. Tanto, sono francesi, cosa pensi? Ah, sì, tipico francese, bon bon bon, chouchou. C'è il Leyre però, c'è il Leyre. Leyre con la di Blatt e sembra prefigurarsi un push a due basi. Vediamo. Magari vorrà attaccare con le mutalische da una parte. Magari altri 8 link produzione più 8 qua presenti. Devi stare attento, Carl. Potrebbe esserci, anzi, ci sarà sicuramente lag. Intanto siamo fermi. Infatti, vediamo che alla fine sta facendo laggare. Pack. E pack. Go pack. Tornate nelle tue notti di estate. Che stacce. Sei lontano da qui. Retard. Intanto si insultano anche tra di loro. Giustamente, bravi. Cioè, della civiltà e tutto questo. What a morro. Ok. Verrà probabilmente sodomizzato quest'uomo. Credo che sembra proprio... Non lo conosco neanche. Eh sì, mi sa che è crashato proprio netto e duro, perché non c'è neanche risposta o in nessun modo. Anche c'è anche il suo voto per auto che eliminarsi. Vabbè, se ci fosse risposta da parte sua, non ci sarebbe questo lag. Ah sì. Salutiamo Pac, seguici, diciamo anche in inglese, hi Pac, follow us on the stream. And bye bye Pac. Sto per dire au revoir Pac. Au revoir Pac. Che razza di accento francese tieni? Che ne so, non parlo francese da quando lo facevo a scuola. È una R moscia, bellissima, ma perché io con le te lingue... Te l'hanno mai detto. Comunque, in produzione... Un warpism. Eh sì, ci sono tanti link comunque sulla mappa e non c'è nessuna terza ancora e va giù una camera evolutiva. Quindi una scelta in realtà per il drop probabilmente, eh sì, perché non vedo, dopo tutta questa attività offensiva, non vedo perché dover fare potenziamenti, o meglio, sì, però abbiamo 14 droni in natural, 11 in main, cioè una giocata abbastanza senza senso se non fai un'aggressione. E Carla adesso andrà con questo Warprism a vedere, anche perché non ha ancora scartato niente, quindi sarà anche il caso che comincia a farlo. Tanto quasi fullata la main. Ah sì, teme drop. Okay. Perché comunque non nasconde? Ah sì, teme magari così gli adepte. L'adepte. Lingolo laceratore, adesso due laceratori. Ah sì, Lingolo laceratore. No, non può droppare ancora Karl. Però chiaramente due basi contro due basi va in vantaggio. È in vantaggio anche di 13 lavoratori, veramente tantissimi. Quindi deve arrivare adesso l'aggressione molto pesante di Chuck. Anche se anche nella partita precedente l'abbiamo visto giocare un po' alla stessa maniera. Infatti arriva la terza. Terza molto tardi, tante unità, molto safe. Karl se... deve spostare un lavoratore dalla sua natural alla sua vita. Non è ben saturata. Arriva la terza da parte di Chuck. Questo Warprism continua a fare qualche giro. Ah sì, tiene comunque in base Chuck. Gli impedisce di essere allegramente sulla mappa. Bella la macro da parte di Karl. C'è il blink intanto per Karl. E il santuario oscuro. Se tante volte tu ne avessi avuto dei dubbi. Karl voleva solamente farsi aspettare. Come una donna a un ballo. Idalisk e fosse in infestazione insieme per Chuck. Veramente gioca... non proprio super macro, diciamo. È vero. Comincia la rust di Karl. Intanto, ridendo e scherzando, sono 8 i lavoratori uccisi da parte di Karl. Veramente... erano questi lavoratori che sono stati trasferiti sì, dalla sua... Sì, beccati al volo. Bel lavoro qui da parte di Karl, sempre molto attivo con il suo multitasking. E ha capito intanto... che può perdere una terza, ovviamente. Sì. Adesso sembra assolutamente in vantaggio, Karl è avanti anche di una quindicina di supply. È vero. Forge da parte di Karl. Potrebbe cadere anche questa qui, ma arrivano i Ravager a salvarla.
Vediamo. Buon lampo di Carl, però la porta a casa, perde un'adepta e scappa. Ci sta. Va bene, valsa la pena, sì. Aumenta il creep spread. Arriva però Chuck, ma veramente tanto Carl per resistere. Due immortali, una decina di stalker, anche tre sentry. Eh sì. Beh, sembra assolutamente in ottima posizione, Carl. Laboratorio robotico anche in produzione, vediamo, di solito Carl piace costruire qualche disgregatore. Arriva un drop della main, non ci sono unità pronte a difendere, sono tutte in campo aperto. Vediamo se warperà anche un DT. Si apre, ma non c'è il DT. Si muove con il Ling Chuck, sempre pronto a fare contrattacchi. Riesce ad entrare, riesce ad entrare in natural. Darà molto fastidio, splitta bene il Ling. Torna subito in base Carl, non vuole prendere nessun rischio, vuole assolutamente difendersi benissimo, perde una sentry. In main comincia a perdere lì, comincia a perdere sonde. Ne perde 7, ne prenderà ancora altre. Warpa degli zeloti per difendersi. Se non potercela fare comunque a reggere Carl, però i danni sono stati fatti. Davvero. Decide di avanzare con questi stalker, magari pulisce anche il 8 lavoratori uccisi. Va con il stalker, eh sì. E blinca via. Buon lavoro qua. Ha cercato di... Però intanto in main IDT. Comincia il lavoraccio, il lavoro sporco di questo DT. Ah no, ha già un po' lavorato, siamo a 13 uccisioni per lui. C'è anche un custode. Magari questo DT potrebbe addirittura uccidere il Ravager. No, non porta a casa anche il Ravager, ma ci sono DT adesso in terza. Vanno giù le spore, ma già ci sono i DT. Arriva adesso l'Overseer. Però buon lavoro qua per intrappolare i DT di Chuck. Dimostra una certa esperienza comunque. Ne salva uno e va via. Siamo a 20 lavoratori uccisi da parte di Carl. Siamo nei suoi standard quasi. Per quanto riguarda le unità, simile il supply. È ancora vivo. Ho fatto un claro oscuro. Vediamo se vuole fare ancora. Questi Zerkling devono aspettare il rinforzo da parte della luce dei Ravager. Inizia l'attacco. Cominciano le bili. Doggia abbastanza bene con il blink Carla davanti agli Immortal che stanno facendo incenta di Roach. C'è ancora Infestor. Buono qua, blink aggressivo, e c'è il DT, IDT anzi, e altri droni che ci salutano. 35, un'intera mineral line pulita, e adesso si sposteranno. No, non si spostano perché vedono l'antro delle Cryptolisch e pensano di distruggere. Vediamo se riescono. Cala velocissimamente la vita, comincia adesso a colpire, sì, forse lo porta a casa. Ottimo lavoro qui da parte di Carl, ritarderà moltissimo i Lurker. Lurker che ancora non sono sul campo di battaglia, quindi questa è una giocata ottima per Carl, perché potrà muoversi sulla mappa senza aver paura di quella piccola unità che si chiama Lurker. Massa però. Ling Roach Hydra. Va un po' a vuoto questa Fungal. Sono però fermi gli Immortal. Esatto, poi deve scappare Carl. Porta a casa l'Infester, ma ora via. Cade. Poteva fare il richiamo con la Mothership. Sarebbe stato forse più efficiente. E Chuck adesso è avanti di supply. Carl deve riuscire a produrre unità velocissimamente, perché arriverà brevissimamente il push di Chuck. È vero. Però Carl non sta... Guarda la sua media. Poi move questo attacco, adesso è sufficiente roba per difendersi Carl. Va avanti con gli Stalker. 1-1 per Carl, 2-0 per Chuck. Questo attacco viene assolutamente ben respinto. E ancora, indovinate un po', DT. Due però sono i lavoratori uccisi questa volta da parte di Carl. C'è un pilone intanto in faccia alla potenziale quarta, che però viene presa in alto a destra da parte di Chuck. È un po' difficile da difendere per via del fatto che non ci sta creep tra la terza e la quarta. Dovrei pensare a metterne un po'. Ci sono sonde che non lavorano da parte di Carlo, un po' disunita qui la macro del nostro Protoss. C'è anche fermo un disgregatore che potrebbe benissimo unirsi alla festa. Intanto due Arconti. Arconti sono buoni, magari ha trasformato due DT in Arconti. Intanto dobbiamo dire che ancora una volta abbiamo una partita con supply molto basso. Sembra quasi un obbligo imposto da Chuck a questo punto. Mi sembra strano che sia un caso che due volte su due contro questo giocatore si vedano poche supply. Beh, il fatto devi pensare anche che il modo di giocare di Chuck è ancora di diverso rispetto a come ti pensi che uno Zerg si mette a giocare. Probabilmente sì. È sempre stato a due basi. Anche all'inizio la terza l'ha presa sempre di parte. Si è impegnato ad attaccare i suoi avversari piuttosto che a macrare.
Si sposta comunque adesso con i droni sulla sua quarta, lo ha visto Carl con questo DT già pronto a colpire. Ancora un altro drop, non c'è più niente praticamente su questa main di lavoratori. Prende Carl anche lui la quarta, va con altri adepti a scoutare, a vedere un po' che aria tira da Oh, queste però parti. questo prisma dimensionale potrebbe cadere, devi fare attenzione perché c'è una Sì, regina con quale sì, sì. attaccare. Ci è mancato poco. Due regine. Aveva anche un DT, anzi due DT. Piacerebbe vedere da parte di Altre Fortnite se si adepte muore questo in natural. Templar in Arconte. 48 lavoratori uccisi per Karl. Però serve adesso l'armata, serve adesso il colpo capace di uccidere. Karl comunque avrà prima del suo avversario il 3-2. Il 2 sta quasi finendo, c'è anche il potenziamento agli scudi Protoss. Veramente i potenziamenti di Karl sono molto molto avanti. Oh, E ancora il prisma DT. dimensionale cade, Cade il primo, ma arriva ci sono i la due DT. Templar Templar. Queste Queen ci mettono la buona volontà, ma il DPS dei DT è un po' troppo superiore. È Cerca di vero. salvarla, ma. Mette Per un colpo la solo. regina Si attacca un con attimo Bowman. il Lair. Riesce a Buon pulire ancora. DT, Si muove però Karl. Avanza Karl. Supply questa attacca qua. simili per i due giocatori. Ti sento un po' male, Gorison. Ok, Davvero? no, Ora tu adesso mi ok. senti? Ora è a posto, perfetto. Anch'io ti ho sentito male prima solo con il Ah, boh, ma che TS. caso sia. Sì, il TS, era il TS. Ok, Vanno i anche Ling, qua vanno i Ling, Templar. vanno un po' a farsi maciullare da questi arconti, se se ne accorge Karl. Sì. Ecco qua. Subito torna indietro, Chuck capisce che non è cosa. Vediamo un po' queste armate. Sono ancora lontane, ancora presto per il face to face. Il creep è anche molto ridotto rispetto all'ultima partita. Si muove adesso però Chuck. Si muove Chuck, cerca il surround, ma ci sono gli arconti. Colpo del disgregatore che non arriva, è troppo tardi. Anzi, troppo presto. Ha quasi colpito sul stesso Arconte con quell'attacco. Splitta un po' l'armata, Karl, però così non è proprio il massimo. Blink è indietro, gli arconti muoiono praticamente subito. Buoni Il colpi di disgregatore ha bile. colpito i suoi Arconti, forse quelli dell'avversario. Arconte per strada potrebbe perderlo ancora male. Lo perde. Sembra avere abbastanza Chuck per respingere Karl. Anzi, è superiore di supply adesso il giocatore Zerg. Sembra che Attenzione. entrambi i giocatori abbiano questa brutta usanza di attaccare sul Buon lavoro qua da parte del creep. disgregatore. Da lontanissimo Buono. colpisce. Ci sono abbastanza stalker probabilmente. Questo Blink però forse è un po' troppo indietro. Avrebbe potuto blinkare meglio singolarmente le varie unità. Fa Potrebbe funzionare molto il rischiare di DPS prendere delle il Hydra. Templar Flash. Vediamo, è tirato questo sconto. Sembra per avere abbastanza, Karl. Buono qui il Blink. Un sacco di zelotti. Eh sì, questi Changeling che impediscono l'attacco da parte degli Stalker. Che però adesso blinkano offensivo e riescono a respingere questa prima parte. Ma ci sono tante unità che arrivano. Tutti i Ling però. Vediamo, devi warpare adesso Zeloti Adepte qualcosa, Karl. Vediamo cosa sta warpando. Era Templari quasi. Oscuri. Vanno bene anche questi. E torna indietro Chuck, che adesso è di nuovo avanti in supply. Le Una quarantina di supply davanti, quarte vero? basi funzionano per entrambi, però adesso è avanti Chuck, che sarà sicuramente aggressione costante. Deve però rispondere qua, Karl, deve blinkare indietro, non può farsi surroundare. Invece si fa surroundare. Ok, il blink indietro, deve riuscire a resistere adesso. Warp difensivi. I Zerglings hanno circondato gli Stalker. Gli Stalker non hanno buon DPS, non hanno niente che li aiuti a difendere dei draghi che intanto continuano ad attaccare i cannoni. Eh sì, sembra riuscire a Mentre sfondare qua Chuck in questo questi. momento. Deve riuscire a resistere, Karl. Si difende con le sonde. Non credo che Intanto Karl abbia la Arrassa regina. la quinta. Però deve riuscire a difendersi in main. C'è il colosso. Va micrato questo colosso. Non deve morire, non deve morire. Non fate morire quel colosso. Ok, adesso arrivano Arriva due questo Stalker a dargli una Stalker mano. con Rending Anche il Grace. Pylon Cannon. Ok, respinto questo attacco. Intanto indovina un po'. DT in natural. Zero Addirittura uccisioni caricato la però per lui. quinta. È riuscito però a evitare la quinta. Eh Overcharge. sì, perché sono subito andati via. Le unità, era un po' un overcharge di panico quella. È ancora Continuano a tirata la attaccare partita, è sull'overlap. ancora tirata. Ci sono Ovviamente. tanti supply però in più per Chuck, deve riuscire a spendere tutto quello che ha Karl, anche se è un po' corto in economia. Alti arconti. Dobbiamo dire però che in quanto a potenziamenti Karl è avantissimo, a 3-1-2 contro il 2-0 ancora. E arriva anche il potenziamento delle Storm e un altro colosso in produzione. Deve resistere Karl, se riesce a resistere e a parificare il più possibile le unità può farcela, però adesso è sotto di 50 supply mentre si prepara ancora un altro attacco con questi Ling sulla quarta di Karl. Warpa un C'è zelota uno in zelote, difensivo, sì, però uno zelote sono scoperte queste probe, deve difendere, sembra potercela fare Karl e c'è il main push. Roach Ravager e qualche alla Hydra. spalla. Quasi una force feed anche da parte di Carla, che ha fatto L'armata di vedere Karl che però è posizionata male, è posizionata la Valkyria, deve rientrare, Oh, pusha davanti in natural, entra dentro Chuck, non so se ha entra nella il nuit. Mothership Core.
Focussa la robo, la porta giù. Ecco Deve qua, rientrare con in tutto. oh, Eh sì. un colosso viene focussato, un colosso. Credo che qua non ci sia però abbastanza richieste da parte del C'è il proto. warp. È difficile, vediamo. Kara si è abituata a qualche mega resistenza. Micro Qui si stanno difendendo col l'arconte. molto però. Riescono a Qui si pulire stanno difendendo abbastanza molto però. le unità Zerg, vediamo. Sembra esserci però abbastanza per venire Chuck. Il supply parla, sembrerebbe parlare chiaro e doppio quello di Chuck. Siamo non riuscire a farcela, Carl. Infatti, troppo zerg, cioè troppo zerg. Anche se dovesse riuscire a sopravvivere a questo attacco, immagino che Chuck, ecco, Ah sì, comincia a guardate mandare dei che rinforzi. flusso di Ling e Roach che sta arrivando. Questi Stalker stanno facendo ancora abbastanza danni, però appena arriveranno i Ling non ci sarà più tanta storia. Gli Vediamo. Stalker continuano a far danni. Altre warpate. Pian piano però perde le varie strutture importanti, Carl. Anche la robo adesso Seconda dopo robo molta caduta. perdita. C'è l'economia per Carl, ma non c'è unità e strutture in questo momento. Sta ancora ammassando Stalker. I suoi potenziamenti sono 3-1-3, molto superiori al 2-0 del suo avversario, ma ha molte più unità. Sta cercando di tenere dura ancora però Carl. Il supply sta lentamente tornando quasi fattibile, però continua a perdere strutture, Carl. È in ginocchio, ma non è ancora domo. Vediamo, buono il blink. Molto buono il blink, arrivano i zerg, i zerg arrivano uno dopo l'altro, Anche arrivano tutti l'adepte. gli adepte. Questo qua dovrebbe aiutare, dovrebbe difendersi da questo push adesso, Vediamo, Carl. ancora buono il blink, ancora buono il blink. Non è finita, Carl. Non è finita, non è finita perché non esce in rage. E quindi non è finita ancora. Respinto Non è finita, questo però come attacco. qualcuno dice zerg OP. 40 di supply di differenza rispetto a 60 di prima, Carl si è veramente difeso molto bene. È rimasto vivo e intanto si espande ancora, Carl. Sente che può farcela. Dai, Carl. Ha tanto vantaggio dal punto di vista degli upgrades. Altre Hydra. Si sta di nuovo morfando la tana delle criptolische. Ci sono. Vediamo un po' che anche la macro di Chuck sia un po' disunita. Ha la quinta adesso. Però, qualche lavoratore qua e là può e dovrebbe magari colpire Carl adesso. Cercare di multitaskare, di dar fastidio su vari fronti. E deve riuscire a produrre unità. Perché al momento è ancora indietro la parte di supply. Ha visto anche dove si trova l'esercito del suo avversario, con quello Ling Eh che hanno sì, però ha tenuto paura del lontano warp. loro. F2 e uccide il warp. Però, Attende la quinta, però mi pare che tante sia un blink spine. Però, attenzione, arrivato. c'è il surround. Ha già blinkato avanti. Ok, blink indietro. Cerca di salvare questi Meglio stalker che blinkare sono la sua indietro. unica armata al momento. Intanto a casa sta costruendo, c'ha un arconte, c'ha un altro templare, c'ha un colosso Eh e sì. c'è ancora un paio di stalker, È un adesso po' poco arrivano però, tutti. qua come resiste a questo con quelle poche unità deve spiegarcelo Carl, può farcelo vedere solo Carl come fa a resistere, Per prima vediamo. cosa deve attivare il cannone. Ok, pronto subito il cannone, ok, questa base può resistere. Ok, però gli stalker sono separati dal presente un altro esercito. Blink, buono al blink. Sì, Lascia si un'unità salva indietro ancora. per difendersi. Differenza di 40 di supply ancora, 45. Quinta fase da parte di Carl. Mi piacerebbe che finisse tutti i minerali che tiene nella seconda. Veramente ha poche probe Carl, non ha abbastanza probe per Ne ha costruire un esercito 40, sì. al pari del suo avversario. È ben difeso comunque Chuck nelle sue varie basi. Deve riuscire probabilmente a maxare quel che basta per vincere lo scontro contro l'armi e poi andare per Però basi. sono tre criptorische già in campo. Stanno per Adesso sì. arrivare delle altre. Ha detection, Carl, non credo. No, Sì, non no, so se ce l'ha, eccolo. Deve stare attento a non perderlo. E adesso ci sono i bobi, i problemi, ci sono i possono lurker. perdere quel colosso anche. Push ancora Carl, push ancora, scusate Chuck. Prima Storm, però decisamente Sì, c'è poco ma comunque niente di efficace. importante. Vediamo Le come si criptorische sigilla. sono pronte. Buono il posizionamento di Sì, questi c'erano le lurker. criptorische. Occupa due zone fastidiose. Il pilone col cannone. Ha fatto la rima. Cerca di temporeggiare Carl, però può andare in natural Chuck con gran parte delle sue unità. Ci sono dei lurker a presidio, però non può lasciarli soli, chiaramente Chuck. Quindi splitta Armata. la sua armata, sì, per colpire anche in natural intanto. Buone queste Infatti, Storm, criptorische ottime sono queste messe Storm. male. Deve pushare adesso, Sono blink malissimo. offensivo.
Può andare a pulire tutta questa armata adesso, Carl. Vai a pulire questa armata, ok. Porta avanti quegli arconti. Kaita un po', giustamente. Tanto DPS delle Hydra, però riesce a pulire tutto. Deve scappare con i Lurker. Chuck. E adesso il supply non è mai stato così vicino in questa partita. Puoi riuscire a uscire adesso, Carl. Deve andare forte nel suo vantaggio in upgrade. È stato più vicino ai 0 secondi. Eh beh, sì, diciamo, da un certo punto in avanti in poi c'è ancora detection. Non ci sono le storm. Le partizioni però non avanzare in quelle criptorisk. Eh no, eh no, Dovrebbe un colpo solo potrebbe ridurre mantenere molto la sua vita, devi stare attento. per Ok, qua. L'ho evita. visto, adesso l'ho visto. Evita. Intanto però grandi basi da parte di Chuck, continua a macrare. Veramente grande macro da parte di Chuck. È lento ma inesorabile nella sua macro. Questi Ling, qualche colpo di. Ok, quasi, peccato. Questi colossi sono veramente stati gli MVP di questa partita. Senza i colossi non avrei potuto neanche oltraggiare le criptolisk o danneggiare tutti questi zerg. Prende Deve anche essere l'oro, un Carl, momento prende anche l'oro. Adesso cercherà di mantenere la posizione centrale il più tempo a lungo, il più lungo possibile e massare altra roba. Sarebbe utile magari un warp, un prisma per avere anche warp vicino. Arrivano altri HT. Non ci sono ancora per lo storm. Cerca il sorrano con questi Ling anche per scoutare. Però Carl sembra non muovere il suo esercito con una move, sembra muovere con il tasto proprio muoviti. Magari l'avrebbe Vediamo. aiutato a usare la move. Guadagna la posizione della Torexel Stai fare Naga. attenzione, Chuck, però, che questi tempi riescono La a fare storm, non eccezionale, ma tanti danni. sufficiente. Ne ha adesso un po' di storm, credo ne abbia almeno un paio. Vedo un po' di carica da per questi HT. Attenzione Arrivano alle le Billy. criptolisk. Billy e Cryptolisk. L'allegria a Zerg. Vorrei tanto vedere Carl switchare un po' ad Eir. Questi tre overlord hanno deciso di fare vacanza nella Nathura dei loro avversari. Adesso si gioca sul posizionamento. Chuck è più in postura difensiva, ma ha tanto. Cercherà un surround. Questi, attenzione a questi colossi che sono un po' fuori posizione. Questi colossi un po' fuori posizione. Ok, tornano su. Buona la storm, buona la storm. Proprio sul movimento delle unità. Qua puoi ingaggiare ancora. Questa storm, però, si è distrutto quasi un arconte, Carl. Stai calmo. Ok, ci sono le criptolische, però. Non deve andare sopra. Carlo deve sapere che deve tornare indietro. Buona qui la Però storm. la Se la prende un po' in seconda bocca, Chuck. Chuck, che adesso è corto di storm è minerale. Ha una molta storm supply in più. incredibile. 40 in più. Porta avanti, è aggressivo in questo momento Chuck. Così da tornare, Storm per prendere Seconda storm. tempo. Evita bene Chuck. Buoni danni. Deve tornare Tutti indietro questi però Carl. artefattuali però non hanno più energia. Si dovrebbe unirli al limite per cercare di Per morire. salvarli. Cerca di difendere la Vorrei Aura, un'altra aiutarlo Storm. ancora. Vorrei che li trasformassi in arconti tutti questi artefattuali. Sarebbe forse il caso, in questo caso qui è l'ingaggio decisivo. Se regge qua Carl può farcela, se non Colosso regge è bussato. finita. Colosso è bussato. Il colosso cade. Cade il colosso. Ci sono due arconti. Ci sono anche i Lurker in avanti. Questi Lurker faranno malissimo. Troppo gridi da parte di Carl. La Perderà anche posizione non supply. l'aiuta. Sì, è persa questa base. Buona la Buona la Storm. storm. Adesso però guardate il supply. È più che doppio da parte di Chuck. Anzi, doppio, più che doppio no. Massa unità per Chuck. DT. DT sulla sesta, settima, quella Grande che è. danni ce l'abbia notato Deve praticamente. difendere quest'altra base, un'altra base fondamentale per Carl. Blinka Però il colosso sta via, il facendo colosso deve danni. essere salvato magari dai cannoni, ce la fa per il momento, però c'è troppa roba contro questa base, non può reggere questa base. Non può farcela. Supply azzerato da parte di Carl, non ha più armata. Mentre quella di Chuck è Infatti bella penso che è che sia GG. dominante. Vediamo 2 point da parte di Carl, però è troppo tardi. No, non vediamo come possa farcela. Non ha neanche bank, mentre invece Chuck ha più di 1000 di gas. È E vero. beh, è fermo come minerale, perché ha perso anche le basi dove minare. Però ha solamente quei 76 di supply di armata che gli permettono di avanzare ancora, mentre Carla ha 0 praticamente, ha 20 di Carlo unità, a ha questo punto solamente sono due tentato Dark di Templar e una prendere Void. base su base. Un'altra base qui arrassata da questi Ling, questa la portano a casa. Quante idralische ha? No, Ne ha 5. ne ha 5, non tante, ma troppa roba comunque, perderà tutto prima che possano fare i È danni che vero. servono queste Void. E voi adesso cercano di aiutare, però troppe idralische. Troppa roba, Dark Templar in arrivo, ma Che c'ha il sì, Lurk? GG. sì, non potevamo aspettarci nient'altro, Carlo.
veramente la versione italiana di Hydra non dirà mai GG. Eh no, ha giocato bene, ha sempre tenuto, però poi sì, effettivamente quando sono arrivati i Lurker, se prima aveva qualche possibilità è sembrato averne ancora meno, non riusciva più a ingaggiare. Davvero. Forse i Disruptor avrebbero dovuto puntarci di più. Secondo me anzi avrebbe dovuto puntare meno sui Disruptor. Infatti, se vedi che durante i primi ingaggi i Disruptor non hanno fatto nient'altro che colpire i suoi arconti. Eh sì, non hanno portato il valore che avrebbero dovuto. Per quanto sia noioso dire a move, comunque i colossi sono molto più solidi dei Disruptor quando si tratta di continuare a fare danni. Soprattutto se pensiamo al fatto che aveva degli Stalker con Blink, magari il fatto che i colossi potessero vedere anche potessero vedere oltre i muri avrebbe aiutato gli Stalker a blinkare. Magari è proprio una questione di esercito, la decisione di esercito da parte di Karn che aveva qualche problema. Intanto però siamo 2-0 per il clan avversario. Ah sì. Una l'acqua. Quindi chi sarà il nostro terzo giocatore, si sa? Ok. Garlard. Garlard che deve un po' rifarsi perché nelle ultime due Clan War non è riuscito a vincerne neanche una. Si è beccato un po' di gente storta, dobbiamo dire, eh. Però. Gardar, questo è il tuo momento, puoi farti. Puoi farci. Chi c'è? Redimere. Purtroppo il mio italiano non è un granché, nonostante sia nato in Italia. Il Garland è presente? L'Erilac? Ok. Quindi sarà uno ZVZ. Non mi hai detto che best of è questa. Aspetta che sto facendo anche un po' di pubbliche relazioni. Questa no, è la solita best of 5. O meglio, è una all kill. Abbiamo 4 giocatori. Quando finiscono i giocatori abbiamo perso. Oppure quando finiscono gli avversari abbiamo vinto. Quindi è una best of 7. Best of 7, sì, giusto, scusa. Matematica è un'opinione. E dopo Garlar chi avremo? Chi Avremo avremo? Tarantula. Taru. Il nostro eroe che abbia fatto quasi un wipe da solo. Questo sarà interessante, perché Garlard è, beh, chiaramente uno ZvZ, Garlard ci ha abituato a giocate di macro, ma anche Cisate, Chuck invece abbiamo visto che è piuttosto standard nel suo essere molto safe. È vero. Quindi vediamo, lo ZvZ tra l'altro è una partita molto aleatoria, quindi sai, sempre Dico, non difficile mettermi capire un in po' quello che imbarazzo. può succedere. Non mettermi in imbarazzo col tuo vocabolario così a Spawna in base a destra di Castellieri Rack il vincitore al momento degli Angel Wings, Chuck. sai, Mobius, che io non sono ancora dentro la lobby, vero? Oh cazzo, sono startati subito. Spawna in base a sinistra Garlard. Minchia, come facciamo? Porca ea. Puoi castare dallo stream, se abbiamo 30 secondi di delay ce la fai. Va Chuck con lo Ma scout intanto, come al solito ormai, sempre mia safe. voce è bassissima nello stream, eh? Ti devo rialzare, allora abbiamo detto che andava bene. Va Hatch First Chuck questa volta, quindi da safe a safe, adesso anche un po' greedy. Va invece per Gas e Pull Garlard. E poi. Vabbè gente, per questa partita io farò ancora lo spettatore. Eh sì, purtroppo non ci abbiamo pensato. E prende Eh l'Arch vabbè, dai. Garlard. Oh, ancora fastidioso Chuck con questo drone. Vedete che colpisce ogni singolo drone così allegramente, tanto per essere veramente noioso. Toglie tutti i droni dal gas, Garlard. Quindi build precisa, va la speed. Ottiene il risultato di far pullare un attimo un paio di droni.
La pool è quasi finita per Chuck. Gas anche per lui, quindi speed solo un po' più in ritardo. Prende anche il gas Chuck di... Ok, gas streak, giusto per salvarlo. E continua la sua... Ok, finalmente muore questo drone, ci aveva abbastanza stufato. Muove i Ling Garland, ne ha prodotti 6, mi pare. 8 in tutto per dar fastidio. Quindi un'apertura comunque di macro, perché, o meglio, comunque seguita da una base che sta finendo adesso. Però vedete che non sa dove è il suo avversario, manda il Ling in cross, mentre invece è orizzontale a destra Garland, quindi un po' infelice in questo caso. Prende già terza Garland. Si affida al control map che ha con questi Ling, la cui speed ormai sta per finire. E costringe comunque in postura difensiva Chuck. Vediamo il numero di Ling: sono 10 pari, però sono in costruzione altri 6 Ling per Garland e 2 per Chuck. Però anche il Bending Nest sfrutterà adesso la speed. Garland porterà a casa questa Queen. Eh sì, porta via la Queen e se ne va. Cerca di far fruttare adesso il massimo che può questa speed. C'è anche una spina per Chuck, veramente molto safe, l'abbiamo ormai capito, questo giocatore vuole evitare in tutti i modi di subire troppi danni e poi far lavorare la sua astuzia in game, possiamo dire. Altri Ling per Garland, 10 Ling in produzione per Chuck, comincia a lavorare pian piano ai fianchi di questa base. Garland cerca il trade ma non può perché comunque ha troppi Ling il suo avversario. Bending Nest in produzione per Garland, quasi finito, ci sono però i bundling per Chuck. Vediamo se se ne accorge Garland. Non fa l'errore di venire sorpreso da qualche bundling sopra la rampa. Torna in difesa Garland, che ha tre basi, però sul lato dei lavoratori. No, sono anche simili dal punto di vista dei lavoratori, vediamo. Buona qui la difesa. Bundling difensivi per Garland, che adesso sarà lui a difendere. Non credo che sappia della terza Chuck, anzi sono abbastanza sicuro di no. Pensa magari che sia bello corto di unità, perché magari ha aggredito prima e adesso stava dronando. Vediamo, vanno un po' molto a sensazione i due giocatori. Si muovono Ling e Bundling. Spinta bene Garland, attenzione a questi due Bundling di Garland. Buono un Bundling, si porta a casa tantissimi Ling. Vanno due Bundling, ancora Bundling. Questo, ottimo, qua il trade per Garland. Rimane un Bundling per Garland, rimane un Bundling. Ci sono più Bundling per il suo avversario, però... Sembra potersi reggere benissimo Garland. Morfa altri 3 Bundling. 8 Ling, 10 Ling in produzione per Chuck. In questo momento sono pari di lavoratori, solo uno in più per Garland, però ha una base in più. Quindi chiaramente ha più potere di produzione e anche potenziale di economia Garland. Scouta con un Ling, vede un po' cosa ha il suo avversario. Drone transfer intanto per Chuck, cosa che dovrà fare Garland anche a breve. Si muove Garland, esce Garland con i suoi bundling. Di nuovo fase offensiva per Garland. Adesso sarà Chuck a doversi difendere. Vediamo. Questo trade, buoni qua. Il trade per Chuck. Cadono tutti i bundling. Ci sono due bundling in morph per Garland. Vediamo. Buono qua. Perde Ling, ma perde altrettanti Ling anche Chuck. Molto simili i supply, sono anzi uguali. Spora, anzi spina anche per Garland in fase difensiva. E si continua con i game low eco. Però una base in più per Garland. Se dobbiamo dare un vantaggio lo diamo al nostro giocatore in questo momento. Altri Ling cercano forse un rambai, un fastidio. Restano in posizione. Se ne accorge però Chuck che va a pulire questa parte. Li porta via Garland. Buon lavoro qua. C'è però un bundling, viene ben doggiato da parte di Garland. Altri Ling pronti. Due bundling per Garland offensivi. Attenzione a questi Ling, attenzione a questi Ling. Però non vogliono in tanti. Anche qui deviati, bene. Fortunato anche Garland in questo caso e può aggredire adesso i droni Garland. Se ne porta a casa un paio. 4 in tutto. Altri bundling difensivi da parte di Chuck. Sempre molto tirata questa partita. Molto Ling Bane. Penso che rimarremo su questa formazione ancora per un po'. Potenziamento per Chuck al più nell'attacco. Farà molto la differenza, ma c'è la produzione di Roach da parte di Garland. Comincia la produzione di Roach da parte di Garland, che però deve difendere. Tanti Ling per Chuck. Vediamo. Sono 36 Ling per Chuck, 14 per Garland, che adesso deve difendersi con i bundling. Deve resistere. Va anche offensivo però. Ok. Però buon lavoro qui da parte di Chuck. Salva il suo bundling Garland. Ottimo! Ottimo qua. Ottimo il trade. Deve difendere questo bundling. Lo fa.
Vedi anche la roccia, Chuck, vedi anche la roccia, puoi immaginare che ci sono delle rocce. Decidere però di rimanere in zona, ok, no, però torna indietro. Torna indietro. 6 rocce posizionate da parte di Garland. Questo è lo switch di Tech che può fare la differenza. Mandeling per distruggere questi due bundling. Potrebbe farcela, no, ci sono Mandeling che si li salvano. Altri bundling in fase offensiva, altri bundling. Attenzione a questi ring, non deve perderli male, Garland, perché ha le rocce, ma non sono tante, deve anche evitare il run by contrario. In difesa non ha nulla Garland, però va avanti con le rocce. Ci siamo persi una detonazione che sembra comunque positiva, non lo so. Ok, due bundling ancora. Ancora danza dei bundling, ancora danza dei bundling. Muoiono bene i due bundling. Andranno a surrendare questa roccia. Però buono quel lavoro di Garland che si mette con le spalle non al muro, ma l'effetto è quello. Cadono questi bundling che sono costretti a uccidere queste rocce. Sono tanti questi ling, sono tanti però. Un altro surround. Persi queste rocce, devono attaccare. Altri ling in difesa, altri bundling in difesa. Prende la terza solo adesso Chuck. Come droni siamo sempre molto simili, sempre molto simili, ancora pari. Stiamo vedendo game molto tirati. Vediamo se questa volta però riuscirà il nostro giocatore a battere Chuck. Lavora bene contro i bundling, costretto a far detonare Garland. Si muove ancora con i ling. Sempre pari i droni. Una base in più però per Garland, però non è mai stata usata praticamente. Solo produzione, tante larve non usate, quindi praticamente anche se è una base in più non è mai stata sfruttata. Vediamo questo morph di Bundling, morph di Bundling. Non riesce a micare bene però, peccato. Quindi trade non proprio efficientissimi. Garland ha un lieve vantaggio di supply, ma sappiamo bene che un Bundling può cambiare la partita ancora. Ha le roach però. Cosa che il suo avversario non ha, che continua ad andare di ling con potenziamenti. Arriva il più 1 alla corazza, e può essere molto importante questo. Perché già vediamo. Ha già il più 1. Appena finito il più 1 di Chuck. Quindi i ling non muoiono più da un singolo colpo di bundling. Si sta difendendo molto bene Chuck. Solo ling e bane contro roach. Non ha riuscito ancora a Garar, però, ad avere un numero di roach decisivo. Quindi continua adesso con ling e bane. Userà magari queste rocce per tankare qualche colpo di bundling, per andare a caccia di bundling. Vediamo. Tutto sta nella micro di Ling Bane. Sono tanti questi bundling però, sono tanti i bundling adesso di Garland. Si porta a casa un bundling, potrebbe essere decisivo in questo momento, deve aspettare questi bundling. Persi tanti bundling, cosa che non dovrebbe accadere in questo modo. Trade non positivo. Va con le rocce per colpire i bundling. Attenzione a questi bundling, sembra poter entrare Garland. Bundling sulla Queen, non vanno bene, ci sono le rocce sufficienti però. Per contro, vai in main, vai in main. Però non ci sono, non c'è più tanto, c'è anche una spina. Ling si portano a casa una queen. Vediamo questi ling e bane. Ling e bane sembra esserci abbastanza per far male. Bane ling colpisce bene i droni, però non ci sono più unità per colpire. Torna indietro con i ling. Ancora pari come supply. C'è tanta roba in main da parte di Garland. Attacca ancora con ling. Vede i tantissimi ling di Chuck. Veramente è un buono ling questo giocatore. Che crea il pinnacolo, dovrebbe averlo visto Garland. Dovrebbe averlo visto Garland, adesso dobbiamo subito accertarcene. Lo ha visto, chissà se ci ha cliccato, ma anche la forma fa capire che è una spire. Deve aspettarsi questa giocata Garland. Deve cercare di far danni adesso, vediamo se con questi bane si riesce a farlo. Tanti bane. Deve andare in difesa però. Si sposta velocemente Chuck, cerca di evitare lo scontro. Trada bene contro questi baneling. Chuck però non ha gas per le muta. Muta possibili scelta, ma non ha gas. Non ha neanche i gas in natural. Ha solamente 5 lavoratori al gas in main. Beh, non proprio il massimo per fare le muta. Garland può riuscire a colpire con delle roach. Basta che faccia qualche queen aggiuntiva. Infatti è quello che c'è in produzione. Anche un corruttore però da parte di Chuck. Non capisco bene a cosa possa servire. E appoggia già il Nidus Garland. Sa che se il suo avversario vuole andare di muta deve evitare le unità ground. Che comunque sia hanno il 2-1 contro lo 0-0 di Garland. Quindi comunque ground ha un vantaggio Chuck. Quindi non capisco bene la scelta delle muta. Vuole forse sorprendere il suo avversario. Però se avesse puntato ancora sul trade a terra forse avrebbe avuto sempre trade mai migliori. Eh sì. Vediamo la zona in cui potrebbe nascere questo Nidus, che è pronto. Vediamo se entrano subito le Queen. Eh sì, già pronto a uscire il Nidus.
Non può averlo visto Chuck. Non lo vede Chuck. Sono entrate le Queen. A breve usciranno. Eccole qua. Non ci sono però tantissime mute in realtà. Ma ci sono le Roach. Roach contro Ling, Baneling. E poche muta. Sembra essere. Quanti Baneling! Spariti tutti i Baneling! Qui servono le Transfuse, Transfuse, i Ling possono fare tanti danni. Arrivano però i Baneling, arrivano però i Baneling, devono riuscire a andare bene. Dovrebbero dare lo spazio, non c'è, però le Queen occupano posto, ma portano via tutte quante le Roach, le muta. E adesso sono qualche Bane, qualche Roach e qualche Queen contro Ling, essenzialmente. Vediamo, deve difendersi egregiamente Chuck per farcela. Vediamo. Vanno i Baneling. Non tradano bene contro questi Ling, ma le Roach possono farcela. Ottimo qua però il colpo del Ling. Il colpo del Baneling. Altri Ling però, Chuck. Altri Ling, anche altro minerale per riuscire a costruirne. Transfuge delle Queen. Le muta non servono a niente. Riesce a portarne via un po'. Però anche i Ling stanno finendo. Vantaggio di 20 supply per Garrard, che può far uscire altre unità da questo Nidus. Sembra adesso in grande difficoltà Chuck. Non credo che abbia la composition ideale per resistere. Altri Baneling da parte di Garrard. Va di Monoling Chuck. Mentre si incammina verso la main, Garland. Un altro Nidus direttamente in main. Vuole le unità subito. Garland potrebbe colpire anche questo pinnacolo. Sembra assolutamente difficile adesso per Chuck riprendersi. Però, vediamo. Altra unità direttamente in main. Questa spina sta facendo quello che può. Porta via i droni Chuck, però. Sembra decisamente in difficoltà. Massa spine, quindi questa terza sarà difficile da buttare giù. Però potrebbe colpire adesso Gara, perché no? Ok. Lascia stare il Lair, lascia stare la Spire. Vuole andare per la kill, vuole andare per le unità. Non vuole lasciare possibilità di riprendersi al suo avversario. Magari qualche roccettina da questi droni sarebbe utile. Vuole buttare. Oh, ok, forse magari butta giù, no. Ok, lascia qualche unità per occuparsi dei droni. E poi spawna altra roba dal drone, dal Nidus. Ci sono tante spine, ma ci sono anche tante transfuse da parte delle Queen. Queste spine fanno danni, ma si può resistere. Monoling non sono più la risposta ideale, anche se hanno dei potenziamenti. E qua, Chuck non ha più nulla. Aspettiamo il GG ormai any seconds. Ed eccolo qua, GG. GG. Garrard porta a casa il game in uno ZvZ sempre molto combattuto. E si va sul 2-1 per gli Angel Wings. Da parte di Garda. Ah sì, è stata una bella partita. È stato un onore castarla, chissà se. Chissà se la prossima potrò testarla. Sì, cavolo, porca miseria. Scusa, ma entra in gruppo con me, no? Porca miseria, almeno evitiamo questi problemi. No, invitami allora. Lo ti invito io. Vai tu, va. Ok, ti invito in gruppo perché se no, cioè, porca miseria. Ok. Ok, almeno evitiamo problemi. Evitiamo almeno di fare questi casini. Perché complicarci la vita quando non ce n'è bisogno? Mentre se sono mancato, sono tornato per la seconda volta stasera. Ok, droppano clamorosamente i viewers. No, non è vero. Non è vero, siamo Non sempre stati sulla trentina. è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Qui già c'è gente che mi menziona, vediamo cosa sta succedendo. Niente di qui. Ok, Ma quindi intanto c'è finalmente gente. abbiamo fermato questo wipe da parte di. Non mi sono. Ciao, mi ero già dimenticato il suo nome. Ah sì. Beh, ha fatto 2 punti, però adesso c'è un nostro ottimo giocatore, Garland, che finalmente si riprende e porta a casa il punto. E adesso aspettiamo il giocatore degli Angel Wings. Vediamo chi sarà adesso. Vini, tocca a Vini. E Ok. gioca random. No, ok.
Liar. Ok, no, dice che non è Zer, che stanno un po' trollando, forse, boh. Lo vedremo quando saremo nella lobby. Un po' di troll, abbiamo mai capito che questi francesi amano un po' trollare. Sarà su Noi Central abbiamo tanti Protocol. problemi con i francesi. Quando eravamo ancora negli UFG abbiamo fatto una clan war contro dei francesi, in cui hanno vinto loro solamente perché hanno detto: "Dispiace Gorison, tu non giochi stasera, quindi vinciamo noi." Sul serio, eh. Commenti Erano le alla vecchie best of 3, in cui loro erano in vantaggio di una partita, erano in vantaggio di un punto. Ogni vittoria dava 2 punti e hanno detto: "Mi spiace Gorison, non abbiamo nessuno da contro cui farti giocare, quindi la clan war è finita così, quindi abbiamo vinto noi." Certo. Vabbè, un ottimo discorso, direi che può funzionare. Monta forse se lo ricorda nella chat. Monta, dimmi se te lo ricordi te. Giochi chiamate Ah, dobbiamo quei chiamare bambini Garlar però. mangia baguette. Senza Garlardone non si può giocare. Cos'è che manca? Abbiamo invitato Garlard. Eccolo qua. No, c'è tutto. Aspettiamo Ok, solamente allora la mettiamo lì. sistemazione. Re è stato rimosso. Ah sì. C'è ancora troppa gente, però. Un po' un Pax, Trollers. però. Di nuovo come spettatore. Prima era crashato. Che succede di nuovo, però non dovremmo lasciarlo giocare ancora. Vediamo. Lo facciamo notare, vediamo un po' se magari si autochiccano. Sì, hai sbagliato a scrivere il suo nome. Lui è Pacci KK invece di Pac. Edge Blitz LT turno. Cos'è? I can kick him if you want. No, no. Ok. È Protoss, quindi. No? Cos'è? Quindi sì, però Vediamo se aveva ci messo mettiamo tutti, siamo Garlard. pronti. Ah sì, non è che se la giocano loro. Vinnyjeb, è Vinnyjeb. Vediamo un po', vedi profilo. Ed è casuale, il gioco è veramente casuale. Proprio casuale. Master casuale fa veramente paura. Ok, Ah sì. aspettiamo solamente che siano pronti. Garlard è pronto e William è pronto per partire. Ok. E stavolta casso E anch'io. stavolta ci sei. Let me play Godzerg. No. Boh. Casuale, Ok. casuale. Ok, quindi niente set di razza all'ultimo minuto. Sul protocollo centrale vedremo Garlard degli Element StarCraft e Punk contro degli Angel Vediamo Wings Vinnyjeb. adesso il posizionamento ed è Ross. Tu Vediamo cosa subito. scommetti? Io ho scommesso verticale. Che non si può. È Fantastico. orizzontale. No, si può, si può. Quindi spawn in alto a destra Vinnyjeb, l'appena arrivato. Ed è In Terran. alto a sinistra Garlard. E la sua sinistra ha Quindi lo zio dimmi tu. Garlard. Ok, ecco il GLHF. Le buone maniere ci sono entrambi i giocatori. E chiaramente scouta subito Garlard perché non può permettersi di non sapere cosa che razza è il suo avversario. Lo fa a cross mentre va orizzontale Con l'Overlord. l'Overlord, quindi da parte di Vinnie, non so se se il muro che sta creando bloccherebbe degli Zergling. Mi pare un po' troppo spesso. Potrebbero passare comunque lì intorno, dici, nella parte. Ma infatti, verso il lato sinistro. Sembrerebbe di sì. Magari vuole metterci qualcos'altro per bloccare. Interessante. Puzza. Pull first da parte di Garland. Eh sì, vuole essere Potrebbe assolutamente giocare. safe perché potrebbe anche avere contro
una cisata di un qualche tipo. Doppia caserma per Viniev. E già, non siamo proprio. Ah sì. Altri due SCV, altri due SCV, attenzione. Lo spotta però Garland, lo spotta però Garland, infatti lo ha visto anche. Eh sì, altra barrack. Sono tre barrack, tre rax. Lo vede anche il drone. Il drone vede. Garland non vede l'altra rax, Vede due rax, ma non la terza. Però potrebbe ammoscare qualcosa, Garland potrebbe capire che c'è qualcosa che non va. Vediamo se questo drone riesca a scoutare. Il momento è topico, direi, perché adesso serve sapere se c'è la terza rax o no. Vediamo se Garland si muove ancora. Vediamo Garland. No, devi andare a... Come no? D'altra parte Viniev però sembra... Non può andare con una 3 rax libera, solo un geyser di spinta. Potrebbe essere comunque un push anche con i Marine. Purtroppo abbiamo visto Garland non andare a controllare questa... questa rax. Quindi... Perfetto. La cisata si sta concretizzando. Vediamo Garland come risponderà. È comunque partito... di pool, appoggia anche la colonna di Blatt, continua a minare un po' di gas, vediamo. Ma c'è il supply block da parte di Vini. Eh sì, intanto è caduto il drone. Arrivano il Reaper, ci sono già le regine. I Ling e la Queen. Dovrebbe poter resistere almeno per adesso senza troppi problemi, Garland. La speed, beh, ancora ce n'è. E fare attenzione, però devi aspettare di avere la speed. La regina continua a creare... a usare l'arma, buono. Salva altri danni. Tre buona Reaper. Difesa, però poi i Reaper cominciano a aumentare. Ne arrivano altri tre adesso. Altri due, sì. Cade comunque un Reaper. Arrivano le Roach. Due Roach in produzione. Comunque, sì. Tre Rax Reaper. E poi con il centro di comando. arrivano le Roach. Cominciano i danni per questi Reaper, ok. Sembra assolutamente... Un altro Reaper muore. Sì. Però questi Roach continuano a beccarsi di mine su mine. La decisione di Vin... di... lo chiamerò Vin, va bene? Ok, Vin, a posto. Vin. C'è comunque il command center, quindi la transition è verso una partita più standard. Continua con la produzione di un altro Reaper. C'è una quarta caserma, quindi non credo che sia così standard. Ah, anche la quarta, non l'ho vista. Ok, eccola qua. Okay. C'è anche la fabbrica poi. Che circondano i Reaper, ne uccidono uno. I Reaper continuano a saltare da una parte all'altra. Eh sì, abusano delle loro abilità. Vediamo se riesce ancora. Questi saranno altri Ling. Sì, 14 Ling in produzione. Garland vuole essere assolutamente sicuro di farcela. Porta altri Ling per temporeggiare. Mentre aspetta l'uscita di altri Ling. Vediamo se poi riuscite di surroundarlo. Vediamo. Potrebbe portarli subito giù. Potrebbe subito portare giù. Evitare che scendano. Infatti lo fa. Ok, porta a casa un altro Reaper. Buona difesa da parte di Garland. Sì, sembra che per adesso comunque Vin non sta non ancora commesso in produzione della sua ecco qua. Ora è un centro di comando orbitale. Sì, però ha anche più lavoratori. Ne ha 28 Vini contro i 24 di Garland. Garland che si proietta in fase offensiva con questi Ling. Però ci sono i Reaper in base. Deve difendersi con poco. Due Roach e una Queen. Ma dovrebbero essere abbastanza. Sta andando però, sta contando molto aggressivo Garland. Sta parlando molte unità sulla contro la natural di Vini. E potrebbe decidere di attaccare. Infatti comincia ad andare. Va con le Billy. Cerca di portare giù subito un depot. Sta cercando di aprire un varco. E ce la fa, entra in Ling. Va, cerca di micrare contro questo. Porta a casa il Tech Lab. Buon lavoro qua. Cade nei primi SCV. C'è molta roba qui da parte di Garland, c'è molti Ling, cadono anche i Marauder. Buono il colpo. Questo Trirax Reaper non sembra molto vincente. Va adesso per la main, Tanti danni. Sì, può fare veramente tanti danni. Queste CV, altri due muli, ma come escono le unità vengono subito focussate da Garland. Là ci sono Ling contro la CCV, il trade migliore che si può sperare, vediamo. Arrivano altre unità da parte di Garland, stream infinito da parte di Ling. Questi SCV cercano di fuggire, ma non c'è via d'uscita qua. Ci sono altri Ling dall'altra parte. E questa partita sembra finita. E infatti, c'è GG. Ottimo lavoro da parte di Garland, partenza safe. Ma GG non è di Vini, ma è un GG offensivo da parte di Garland.
molto contento di come è andata questa partita, perché si è beccato una mezza cisata, anzi anche un po' più di mezza, e poi ha ben resistito e ben colpito. L'EGG avanti, Pinieva, Frechette. Eh no, Già Pac, questa pass. GG offensivo non è proprio contentissimo. Oh, Sigstein, c'è Sigstein. Eh sì, ma subito colpi, cerca di difendersi quanto vuole Vini, ma qui non c'è niente da fare. Neanche il GG da parte di Vini. No, sì, c'è stato. Era GG di Carla. Eh sì, niente GG. Eh sì, si sta incattivendo Guardate cattive queste persone. questo stream. Eh sì, dal wine di Sì, sono Carl amici, al sono GG offensivo di fraternali. Garland. E si va sul due pari. Ah, non si sente per niente la mia voce. Porca miseria, ma che cavolo, l'ho alzato pure prima. Ti rialzo a palla allora. Grazie mille, Mobius. Anche la build che ha Madonna, fatto oh. Viniev. Ora spero che ti si senta, mi hai sfondato quasi le Ok. Abbasso allora. orecchie. Ok, speriamo che adesso vada bene. Prova, prova. Si sente bene? Obvious. Io ti sento benissimo. Ti sentivo bene Ok. anche prima in realtà, però se era più basso ti ho alzato. Ok, volevo solamente qualche informazione da parte tua per questo. 2-2, Garland regge nella Trirax. E E poi era poi. una Trirax molto Sì, un po' fatta male. particolare, un po' particolare, diciamo. Non è particolare, era fatta male. Vabbè, Ho però voleva andare capito. anche di macro dopo. Non ha fatto troppi Reaper. Garland ha retto bene e poi è arrivato con massa robe. Vabbè. A controllinnato potremmo quasi dire. Comunque, quando vuoi fare una Trirax Reaper, devi prima fare il Geyser, poi il Varrax e infine il secondo Geyser di Vespene. Lui ha invertito l'ordine di tutto, non ha preso neanche il secondo Geyser. Brutto, brutto, brutto. Comunque, il Rei sarà il prossimo avversario di Garland. Vediamo se riesco a capire che razza è. Niente. C'è Mobius, Black. E anche Raze in questo gruppo. Non l'ho proprio salutato. Ok. Devo aspettare che scelgano la mappa. Eh sì, stanno forse un po' stabilendo la tattica attuale. Chi scegliere e, o meglio, chi deve giocare dovrebbe essere in lineup più magari capire come provare, che tipo di build tentare contro Garland. Che per adesso comunque si è dimostrato assolutamente in forma. Ha È vinto. vero. Beh, la prima è stata comunque abbastanza tirata contro Chuck, che è sempre stato in leggero vantaggio, ma sai, in ZvZ non lo puoi mai dire, specialmente se vai in Ling Bane. È vero. Ha counterato bene la scelta di Muta, che comunque ha tolto economia e unità a Chuck, non ha sorpreso minimamente Garad che lo ha scattato, e poi Nidus e Quinn e GG. In quest'altro Nidus, che è caso. proprio la mossa particolare Sì, che a sì, sì. Garla piace tanto. Sì, l'ha sempre fatta, ma è anche quella, è la mossa più diretta, insomma. Extra È Quinn vero. contro Ayre, sei a posto. Specie con veramente low eco anche in questo caso la partita, e quindi dei muta veramente ne sono uscite pochissime. Anche un corruttore, che penso è stato un errore. Immagino anch'io, sì. E a questo punto poi era troppo indietro Chuck. E poi Vinnyjeb, casuale, Trirax Reaper particolare. Regge Garland e poi contrattacco. Praticamente all-in entra, grazie anche ai Ravager che colpiscono i Depot, si aprono un varco e poi Ling in base, la storia l'hanno fatta da soli. Perfetta anche la villa che ha lanciato contro l'SCV che sta costruendo il bunker in modo da fare in modo che non continuasse a recuperare HP mentre lui cercava di attaccarlo. Mi sa che ho capito perché ha creato un corruttore prima, Chuck. Immagino che fosse perché voleva costruire un overlord e ha premuto C invece di B. Beh, sì, ci sta.
quando sei in panico. È vero. Devo aspettare Ray, che però non si fa sentire. Però tra l'altro sono usciti dalla chat gli altri. Ah. Non capisco. Non lo so. Tanto gente sulla chat di StarCraft, diteci se si sente bene la mia voce. Oh, sì, vabbè. Mi sono messo a creare una partita per caso, volevo vedere a nulla. Volevo fare replay e trovare uno degli avversari, insomma, perché non li abbiamo più sulla chat. Qua è un mezzo mistero, perché sono usciti di... Non so perché. In massa dalla chat, non sappiamo come ritrovarli al volo. Vediamo. Beh, c'è Chuck. Oh, Chuck gli ho scritto, ma non mi ha risposto, dice che è assente comunque, quindi... Oh. Non so bene dove possa... Che è sta storia? So che non si dovrebbe dire, però bisogna fare attenzione che questi qua non si mettano, non facciano qualcosa di illegale. Questa partita, perché non è normale che se ne vadano via tutti quanti, tante solo. Ah sì, io mi riapro un attimo. Ti controllo tante volte se riscappano fuori, però adesso li cerco su altri canali. Sperando che regga il computer, chiaramente, che qui si apri. Ok, intanto io ho chiamato Phoenix, vediamo se mi risponde. Ah, ok, bel lavoro, sì. È lui quello che gestiva la cosa da parte loro. Quest'altro che mi scrive. Vediamo. Ah, Phoenix mi ha invitato in una... No, questa è la prima. Io gli sto parlando, però non mi sta rispondendo per niente. Con Phoenix? Con Phoenix? Sì, sì. Ok. No, è lui che deve risponderci. Era... Sì, ma non sta dicendo niente. Non è... Ma è connesso comunque, per... cioè. Ok. Sì, è connesso. Diciamo un momento un po' misterioso. Iniziamo con le fantasie. E cosa potrebbe essere? Più che altro, se non si presentano teoricamente in un quarto d'ora, uno ha il punto. Però non ce ne frega niente. Più che altro vorremmo fare la partita piuttosto che stare in qua un quarto cioè, d'ora. Sì. Vorremmo vedere dei game, vorremmo castare, vorremmo giocarcela. Infatti non ho fatto 2 giorni di lavoro extra per stare qua stasera a pensare su a cosa potrebbero giocare. Vedo altre cose, ma chi è che mi sta scrivendo? Investirete. Anche il pack è uscito, anche il patch Q. Non so, proprio ancora niente. Che è sta storia? Vorrei che fosse un po' polemica per l'eventuale bad manner.
sembra un po' eccessiva una risposta di questo genere. Effetti. Ma non credo. Mi No, sono no, ma... insultati a vicenda. Sono Sì, insultati a vabbè. vicenda per tutto il tempo, non No, è ma a che perché parte, avevi cioè, nel cambiato. senso, era tutto quanto tranquillissimo, voglio dire. Anche nella chat prima. Non Infatti. lo so, non... Io sto scrivendo anche su Skype al tipo. Se qualcuno di voi sa qualcosa, ce lo dica. Ma non so proprio cosa potrebbe essere. Vini dice che stiamo aspettando Come? e che sono in partita. Sono stati senza di noi, ma sono idioti. Non ho visto se Garland è in partita. Garland è impersonalizzata, Garland. Stanno giocando questi pezzi di idiota. Ma stanno giocando senza di noi la seconda volta. Sì, ma non sono neanche nella chat. Che cavolo, ma scrivi nella chat, no? Che cavolo di senso ha uscire dalla chat? Vabbè. Ah, pensano che stiamo stream cheatando allora. Pensano che stiamo stream cheatando, non ha altra spiegazione Sul se no. serio? E se no perché cominciare il game senza iCaster? Qua ho Mamma parlato con mia. Vindieb, qua dice che secondo loro noi stiamo aspettando. Ah, aspettando, quindi sì, stream cheat praticamente. Pazzesco, ma guarda che deficienti. Oddio, no, aspetta, aspettando nel senso che siamo in game, non siamo in game, cioè dai, vogliono intendere per forza questo. Infatti. Perché con i francesi è sempre Non lo così? so, come trovo Phoenix? Ci devo parlare con questo tipo. Non lo so, ho provato a parlarci un po', lui non mi risponde. Sto parlando con Vignette adesso, quello che ha sfidato prima Garland. Com'è che lo riaggiungo? Cioè che ci devi... Non lo so, devi proprio mettere su slash W e poi spazio Phoenix. F Ok, slash grande W. E N I X. Phoenix. Vabbè, quindi gente, aspettiamo solamente ciò che potrebbe succedere. Immaginatevi una partita. Allucinante. Allucinante. Davvero. Beh, tutto ciò che possiamo fare adesso è dare in bocca al lupo a Garla. Eh sì, pazzesco comunque. Davvero. Se fosse Ivan a gestire tutto, ci sarebbero questi problemi. Beh, poi io, cioè... cioè hanno perso due partite, non è che dici no, magari il giocatore loro è un po' più forte, sai? No, stiamo stream cheatando. Ma te l'hanno detto che pensano che noi stiamo No, no, recitando? lo sto ragionando io. Ah, ok, Mobius, non andare troppo avanti, ok? Ok, va bene, mi sta calmando. Sono calmo. Sono calmo. Ok. Allucinante. Cioè, ma mi sembra assurdo però che non hanno visto che eravamo dentro. Mi sembra impossibile. Ok. Adesso Ray sta giocando contro Garland e quindi... questo è il momento giusto per raccontarti una delle mie storie. Vai, sì, facci godere, visto che già siamo depressi per conto nostro. Va bene.
Niente storia per stasera. Oh, beh, però possiamo giocarcela noi adesso. Che dobbiamo fare? Facciamo la partita noi due? Oh, io non lo so, vabbè. Forza gente, dai, ma Dai. io sono serio. Dai, ok, che facciamo? Ok. Facciamo una partita 1v1. Vai. Prendo Vai. terrazze prion? No, vabbè, quella è troppo storta. Torri del crepuscolo. Va bene, prendi pure. Vai Mobius, plug. Vengo a spettare. Vabbè. Ok, ehi, tanto. Ok. Gente, un cambio di programma. Vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Boh. In attesa di scoprire il segreto del quale sono partiti senza di noi per dimenticanza o per med, perché pensano che magari stiamo facendo i furbi. Lo sapremo solo vivendo. Sei l'unico che la sta pensando così, Mobius, eh? Ma. Boh. Proprio, cioè, mi sembra così assurdo perché. Cioè, abbiamo sempre. Ce l'ho sempre. Mi ha sempre invitato il tipo. Cioè, perché adesso mi ha smesso di invitarmi se fino ad ora mi invitava? Non ha senso. Flagello fa da spettatore. E va bene. Che Ho dobbiamo visto giochi fare? Zerg? Ah sì. Non so perché ti facevo Terran. Vabbè, per il nome, credo. Sì. Resti rosa? E via, va. Sì, quello è il Vabbè. colore più mascolino che esista. Arbitro. Non ha fatto in tempo. Niente. E vabbè, Spiace. flagello, t'arrangi. Ma che cambia tra alberi e spettatori? Cambia È tanto. che l'arbitro può mettere in pausa, può Ah, dichiarare il vabbè, ma qui dobbiamo vincitore. uscire appena ci chiama. Il problema è che se escono. E chi se ne... No, vabbè, che cavolo. Non è che siamo qui poi, cioè, Clown World, tutti cazzi. E poi, Ma to. intanto stai streamando anche la partita? Vabbè, per forza, se no che dobbiamo Grande fare? Mobius. Tolgo un attimo da qui la mascherina del cast, che se no si vede male. Non E ciao. gioco un po' da tipo 4-5 giorni, quindi faccio piano, ok? Facci piano. Posso anche non scoutare, però vai sicuramente Mac, giusto? Sì, c'è una persona orribile che c'è. Ma però è Gori, non andrà a Mac. Se io vado di 4 Lux Reaper. Oh vai, a me finisce presto. Io comunque scriverei una cosina a Garland in caso, sai, gli dico se quando esce avvisaci. No, ci sta sentendo comunque, va il plug. Scrivi a Garland, o comunque controlla magari se riesci, se escono. Perché dobbiamo intercettare, siamo qui per castare, non per farci gli affaracci nostri. La chat Ivan è EMTVSAW. Il problema è che sono tutti quanti usciti dalla chat, tra l'altro, quindi non è che si sono solo dimenticati. Che senso ha uscire tutti dalla chat? Non lo so, proprio per niente. È quello lì il motivo per cui pensi che ci sia qualche cosa sotto, vero? Sembrano troppe cose storte tutte insieme. Capito. E ho visto il tuo Overlord. Ti piace? Molto carino. Ma sei te quello con la skin oppure sei... No, credo che. Non lo so, sai che. Fammi cercare un overlord. Credo abbia la skin, sì. Fatto signore, ok, grazie plug. Grazie mille, flagello. Vedete, godetevi questa clan war. Questa fantastica partita che vi sta attendendo. Chiamo il flagello. Mannaggia i dinci. Ok, flagello. Allora perché ti chiami Buonasera, plug? buonasera. Ehi là. Buonasera. Buonasera, volevo ricordarvi che non avete salutato di nuovo mia mamma, Hai comunque. ragione, scusa. Te l'ho Hai salutata ragione. dopo la prima partita. Comunque, Garland ha vinto Ah! e penso che si può ritornare con forza Ok, perché mi grazie. stava già venendo mal di Grazie. testa a Hai vedervi. ragione, hai ragione. Hai vinto, Ok. Gore. Hai vinto, grande. Un'informazione, ma gli avversari hanno lo streaming? No. Vedo. E come mai tutti belli in gruppo sono dentro? Perché hanno chiesto se potevano farlo perché non avevano stream. Abbiamo detto basta, il Hanno chiesto a regge. te e io dico
Dico di no, che possono anche guardare dallo streaming, dato che tu hai chiesto a, appunto, a chi di dovere per fare streaming, e quindi direi che puoi obbare. Ok, okay. Secondo me possono anche guardarsi lo streaming loro. Adesso però digli di tornare in chat, porca miseria. O a Garnar di invitarci. Sì, sì, un attimo. Cioè, perché che cazzo, cioè, ora. Adesso c'è un po' di dramma, facciamo partire. Oh, sono tornati, guarda. To. Grande Garnar che ha vinto. Una partita emozionante. Chiediamo, che è successo? Vediamo un po' se qualcuno ci risponde. Sorry. Non te lo riuscirò a far togliere di testa, vero? O left c'è. Ah sì. Chiediamo qualche spiegazione magari. Sorry, che vuol dire sorry? Per il napoletano per sorde. Sorry. Chi è Tonno? Tonno deve tornare a giocare. Devi sapere solo questo. Va bene. Garland ha vinto. Garland contro Ray. Lo castate magari al replay? Sì, ok. Va bene, magari vediamo un po'. Ok. Tu sei entrato pure poco, dice. Who was playing? Ok. Era Ray. Race. L'ho detto anche che era Ray. Sì, vabbè, ma sai, io voglio farglielo dire, cioè, devono spiegarci. ZVT, ok. Era Terra. Molto bene. Vabbè, ragazzi, quindi il signor Garland adesso ha il match point e anche per la all kill. 3-2 adesso. Eh sì. Ma questa clan war non poteva cominciare in una maniera più strana. Veramente, cioè, giocatori storti e clan war storta, proprio... Una partita veramente funziona così. Se una partita va bene, l'altra c'è qualche problema. Una va bene, c'è un'altra con problemi. E vabbè. Che dobbiamo fare? Okay. 3-2. Non ci siamo persi un grande game, sembrerebbe, però. Spero che i loro eventuali dubbi, se ci sono stati, siano stati fugati. Aspetta che io lo vado a scrivere un po' direttamente. Sei entrato dentro, ok. Guarda, ha messo ok, Zerg. Chicken Wings. Ok, mettiamo adesso il prossimo avversario. Vediamo, intanto io lo scrivo direttamente. Chicken. Non c'ho tanti problemi a scrivere io. Vabbè, Garla porta qui. Gli avversari potrebbero tranquillamente dire che il delay è comunque di 30 secondi e basta. Sì, vabbè, però perché uscire dalla chat? Se ti scordi ed esci dalla chat, perché? Cioè, vabbè. Basta così. Basta drama. Drama lo vogliamo dopo. Lo vogliamo magari il loro drama per il nostro 4-2. Vediamo. Andiamo per il go. Basta storie, Bobby, Garland. Sei tu l'unico che si sta facendo. Stai. Va. Sta. Boh. Allora. Va bene. Allora, dai. Siamo un po' più professionali. Professionali di che? Non c'è la professionalità. Qui c'è solo il dramma. No? Vogliamo il dramma, vogliamo il sangue.
Che mi sono messo con te a castare Mondes. Ma che. Ok, tolgo anche qui la giacchina. Perché adesso c'è da. L'ultimo game potenziale di questa Clan War, Chicken Wings contro Garlard, ZVT, altro match altamente spettacolare su Terrazze Prion. Siamo 3-2 per gli Element Starcraft contro gli Angel Wings, che sono primi nel girone. Una vittoria potrebbe voler dire quasi qualificazione. Vediamo. Si parte. Vediamo. Chicken Wings, Terra contro Zerg, siamo Terrazze Prion. Vediamo chi ha la voglia di prendere la gold subito. Vediamo, speriamo entrambi, speriamo un po' di giocate, chissà se il Terran alzerà il suo bel CC e si adagerà nel lavoro, vediamo, può essere tutto. Ok. Accertiamoci che lo stream sia giusto, ok. Spawna in alto i Terrazzi di Prion, il potenziale all killer, speriamo in lui, Garlard. E invece spawna in basso destra della Terrazza di Prion, il Terran che deve vincere ancora due partite, ed è Chicken Wings. Ok, TVZ, deposito in alto da parte di Chicken Wings. Questa mappa qua, se spawni in questa posizione come terra, un consiglio che forse posso dare a certa gente è di mettere il deposito, la caserma e altro deposito più in basso, dove c'è la rampa, ecco dove si trova adesso l'SCV. Perché c'è spazio lì per fare un muro che ti protegge anche la durata se vuoi prendertela. Ce la fa, insomma. Si salutano i due lavoratori e entrambi scoutano presto. Hatch first per Garlard, niente di pazzescamente diverso. Anche Pac, ancora lag, anche ancora lag. Pac. Ciao Pac. Purtroppo Pac causa troppi problemi, non so perché. Mi ricorda tanto Monta prima di entrare negli elementi. Mi sa che non è nemmeno tanto amico loro, perché continuano a insultarlo, giustamente. No, sei useless guy, like una grama. Quindi sei GLCF. Mamma mia, che manner Garlard. Gli è portato nell'acqua con le orecchie. Questo qua è proprio il bad manner più bello che esista. È come un super cattivo inglese che ti saluta, ti dice come stai, ti offre qualcosa da bere e poi ti spara diritto in salotto. Sì, un po' di fan. Ciao Pac, insegna agli angeli a laggare. Tanto Tizi, ok Tizi, tranquillo, ci sentiamo dopo, facci finire questa Clan War. Molto bene. C'è il gas, Tizi che ci scrive, molto interessato a entrare nel clan, però è già taggato fra l'altro. Quindi, Ok, appena finito qua, vediamo di invitarlo. Scouta tutto, Garlard vede quindi il gas, vede il timing, ma appoggia anche un estrattore, tanto per essere un po' fastidioso come fu Chuck in precedenza. Questa qua è una strategia di cui Garlard mi ha parlato. Lui va in questo modo, prendendo il secondo geyser di Vespina dell'avversario, per fare in modo che lui non possa costruire delle Venshi, perché, perché servono due geyser di Vespina per fare Venshi con la Cloak. In questo modo può evitare di prendere le Spore Crawler più velocemente del solito e può concentrarsi solamente sulle difese terrestri. Sì, è un investimento di pochi minerali e di un drone per un investimento difensivo delle spore, che invece richiederebbe più minerali e meno money in time. È una buona idea. Inoltre un'altra cosa buona di questa build è che, dato che tu sai che il tuo avversario inizia sempre con un Reaper, perché hai visto che il tuo avversario è andato per una Varax seguita immediatamente dalla gas, sai che non ci sarà abbastanza DPS per uccidere questo estrattore molto presto. Infatti può anche vedere la fabbrica adesso, sa che non si troverà contro qualcosa di simile a un 3 Rax Team. Certo, non serve questa macchina danni. Ha abbassato un po' di danni, però per adesso non ce ne sono uccisioni. Cadrà adesso un Ling, però esce la Queen adesso, assolutamente ben tenuto da parte di Garla, non c'è nessun problema. Seconda regina, quindi non dovrebbe... Comincia a colpire questo estrattore. C'è la seconda barra, anzi c'è la fabbrica, scusate. Overlord ormai in posizione per Garlard. E il Reaper si allontana.
con chiaramente nessuna uccisione, se non quel piccolo link che abbiamo visto inizialmente. C'è già Ottimo, Roach piacere Warren e guidare altro la Gasper Garland, situazione. molto safe. Ci sono anche 9 droni alla oro. 9 droni e non 12 per Garland. L'abbiamo già visto Garland vede fare. anche tutto qua. E sei. Garland vede anche che sovversario sta andando per degli alien. Scusa se ti ho interrotto. No, vai, vai. E c'è il gas finalmente per Chicken Wings. E la terza per Garland, altra oro chiaramente. Molto veloce questa terza da parte di Garland. Questo qua è un timing da hardware. Eh sì, È è vero, strano perché è vero. delle Clan War di solito si gioca molto più conservativo rispetto che in ladder. Eh sì, si vede che non si aspetta nessuna aggressione particolare e se se l'aspetta ci sono già 6 roci in produzione, quindi si sente piuttosto safe. C'è però in produzione una navetta medica, quindi potrebbe esserci Drop. comunque un drop. Il Magari flag mentre block pusha ce l'ha quindi davanti. Chicken Wings. Oh, ecco qua, vedete già le Helion più. Ops, ho fatto dei problemi. Le Helion Ops, vedi. più il Reaper, però ci sono 6 roci in avanti, potrebbe cadere già una Helion e cade la Helion un Bel po' pick. gratuitamente. E i Ravager, questa però è un'aggressione, signori. Garland ci sta assolutamente committando, sta producendo 10 Ling, una Roach, un Ravager, due Ravager, quindi va assolutamente già per colpire e colpire duramente. Però ci sono Forte della 5 sua. Eh Helion. sì, questi Ling sono assolutamente in pericolo, tutto sta poi all'amico di Roach Ravager. Questo Vediamo. Overlord cadrà proprio per fa vedere a Garland come se, che tipo di esercito ha il suo avversario. Questi marini sono costretti ad essere piccati dalle medie, ma che qua i Si Ravager sono trasformano. già avanti. La bile. Oh, Per poco. la bile. 74 contro 60 dei supply. Garland è in vantaggio. Vediamo se riesce a sfruttare già questa aggressione fortissima. Vediamo, sembra Il esserci problema è che già qua abbastanza. qui Ci sono le Hellbat, però. sono Eh sì. Vediamo se. Però ci sono anche Roach Ravager. Principalmente Roach Ravager. tanti danni. Assolutamente. Le Billy a vuoto, sono finite però le Oh, Hellbat. tanti danni, gli SG1 non stanno più neanche minando, i Ravager sono Eh giunti no. alla natural. Sono fra tutti i danni, è uscito il Liberator, però non è più impiazzato. Eh no, deve spostarlo di nuovo. Ancora Billy sul Liberator, che resta Oh, vivo però. due. Si sta difendendo con altre SCV. Altri 20 Ling in produzione in arrivo. Altro stream di unità in arrivo. Sembra già in ginocchio Chicken Wings. Veramente fastissimo questa aggressione da parte di Garland. Che sembra già avviarsi alla vittoria. Altri colpi su. Buona qui la micro sul Liberator, che però deve lasciare il punto. E resta anche aperto il depot. E quindi può entrare allegramente in main. Garland, con tutte queste unità, non c'è già più niente da fare. Questo per Chicken Wings. È già GG GG, immediato, immediato. Fast and velocissimo. Furious. Fast and Furious. Nemmeno il tempo di acclimatarci. Ed è già il 4-2. All kill per Garland. E qua, signori, si vola. Si vola una nuova vittoria per. Intanto vediamo questi allegri Ling che si divertono a eliminare tutto ciò che resta. Alla faccia dei Ah, è dubbi, rimasto alla dentro. faccia dei problemi, è 4-2, è già GG. E guarda, si è riscontrata. E Garland, dopo due prestazioni non eccezionali, porta a casa un all kill contro i giocatori primi nel girone. E quindi mostra tutti i suoi muscoli, i suoi poderosi quadricipiti e tricipiti e tutto quello che gli pare. Ah, e attenzione, ci ha invitato in un replay. Possiamo vedere la partita che ci siamo persi, signori. E io, visto che questa partita è stata così fast, ce la vediamo anche. Dobbiamo prima salutare i nostri avversari, però. Andiamo nella chat. Diamo gli un GG anche Diamo il GG. se. Aspetta un attimo, Garland. Salutiamo. Salutiamo i nostri avversari. Ok, Allora. castiamo il game anche di Garland, adesso Eh rendiamo sì, eh sì. felice. Beh, lo castiamo proprio. Anzi, no, diciamo a Garland di venire. Anzi, lo porto giù su un TS. Anzi, facciamo Ok. le cose per bene. Prima saliamo a salutare. Va bene, andiamo tutti Andiamo a su. salutare. Certo. Aspettate, perché prima Benvenuti, come ti chiamo? metto pausa qui. Metto prima qua. Oh. Hey, wake up. Ok. Sì. Ecco, Channel qui stiamo switched. mettendo. Benissimo, Belfe, perfetto. Tipo, ho preso un pieno. Ragazzi, salutate intanto. 4.447, Salutate, abbiamo vinto. andate. Però non ce ne andiamo perché castiamo il game che non ci hanno fatto vedere di Garland, che tanto è bello, bello E fast. allora tornatene giù. Quindi ce ne torniamo, non dico dove, dopo. E niente, torniamo giù, ragazzi. 4-2, abbiamo vinto questo primo in Ovest? classifica. E Sì, andiamo a sì, vederci. sì. Ciao, mamma.
Ciao. Ci stiamo a vedere il prossimo ciao. Game. A dopo. Ciao. Oh. Ah, Gesù. E Gallar si vede. Allora, siamo ancora in stream. Siamo ancora in stream. Aspetta, aspetta, siamo ancora in stream. Sei duro, perfetto. Ci vediamo questo game insieme a Gallard. Quindi Garl potrà commentare con noi. Posso obbare anch'io? Vieni, vieni, ci vediamo questo. Mannaggia, non devi salutare nessuno. C'è anche Sirio, c'è anche Sirio. Ciao mamma. Ciao. Grande, grande. Cioè, Gardner, lo hai ammazzato. Lo abbiamo. Madonna, ragazzi, però sempre questa depressione mi tiri giù Gore, porca miseria, intanto. Vabbè. Sono tutti francesi. Penso di sì, sì, parlavano francese, per cui. Dai, vedo là, io. Guardiamo Garlar, ci sei? Ok, andiamo a guardare la partita di Garlar. E vai, vediamoci questo game. Game che è quello vinto contro Ray, che ci siamo persi per. Non lo so, avete capito cosa è successo? È stato un po' di drama. Un piccolo errore. Francesi. Però perché sono usciti dalla chat? Non ho capito questo. Quando entri in game ti esce dalla chat automaticamente. Ok, ho preso una cantonata enorme, quindi. Vabbè. Ok. Quindi niente, solo un piccolo errore per loro, ma una grande vittoria per noi, dobbiamo dire. 4-2 contro i primi in classifica, ci rilanciamo in maniera potente. Devo dire però che boh, a cazzo duro. Ok, perfetto. Penso. Sirio. Vabbè. Spawn in basso di Torre del Crepuscolo Garlard e spawn in alto a destra Torre del Crepuscolo Ray. Ok, di questa partita noi sappiamo solo che Garlard vincerà alla fine. Beh, spiegaci Garlard, che cosa volevi fare in questa partita? Se ti spiego, vedi. Ok, scusa. Ok, allora non roviniamo, sappiamo solo che hai vinto, visto che hai fatto la all kill, quindi non è che roviniamo questa gran cosa. Ok, non so, un po' lei. Sei su un porno, non ti vedi, non è che sei dando. Array che va per gas first, vediamo se cosa vuole farci con questi gas. Ma a scoutare con il CCV. Ho tirato via la schermata di pausa da... Sì, adesso vedrai che cambia. Devo mettere un attimino la mascherina. No, l'ho rimessa la mascherina. Ok, a posto. Tutto a posto. Caserma piazzata così, in questo modo. Di solito quando piazzi così una caserma perché vuoi fare il reattore, altra seconda base da parte di Garlar. Chi stavano a castare con tutta sta gente vicina? Garla con l'estrattore, per l'estrattore prima della pull anche. Ah sì, anche un po' in ritardo la pull, chiaramente la scelta... molto macro, eccola qua. Quindi vediamo adesso se Garla deciderà di essere 100 di gas per spegne oppure se vuole andare per avanti. Viene scoutato tutto. Ray sa che il suo avversario non ha ancora cominciato a minare gas. Però intanto Garla comincia a rompere le scatole con questo drone. Però non ti riesce a fare niente di troppo importante. No, scouta tranquillamente, non è contestato in nessun modo. No, ragazzi, possiamo. Che succede? Che succede? Sei stronzo, non lo parli. Taro non sa che abbiamo vinto. Taro, dilli che deve giocare. Sì, io farei giocare contro... Chi l'ho scritto? No. Lasciarlo convinto e gioca contro Sirio, tipo, non so. Vabbè, ma come fai, cioè, a giustificarlo? Ecco qua Garlard. Cioè, CC, tanto per Ray. Sì, ormai è una build che abbiamo imparato. Anche se imparato. La mossa che hai fatto prima... tecnicamente prima della partita di prima. Esatto, l'avremmo scoperto qua. Tecnica mossa da Garla, non puoi fare clock pace perché non te lo permetto. Solamente due zerg ora fuori, sta per arrivare la regina, anche nella natural, quindi questa Reaper non dovrebbe fare tanti danni, magari uno zerg o due, niente di più. Sì, un po' come l'ultimo game, viene da dire. Overlord di Garla piazzati bene, stanno per guardare tutti i fianchi. Nel frattempo, sì, io ti devo mutare perché sei insostenibile. No, chi è? Mannaggia che c'ha il fiatone. Mobius, ma perché non mi dici il pisello e la cappella? Dai, buono, questo è lo stream principale, stai zitto. Porco Dio. Accidenti. Ok, questa parte la dobbiamo tagliare. Terza hatch per Garlard. 4 zerghi, ok, Garlard prende la terza posizione. Backlab sulla factory da parte di Ray, non so cosa voglia farci. Va di carri. C'è anche un SCV che non sta lavorando. Ok, questo drone finalmente muore da parte di Garla. Ancora però la scelta è macro, però vediamo il carapace pneumatico, probabilmente per lo scout. C'è tensione. Mannaggia, c'è tensione. Sì, è vero, mannaggia, è palpabile.
Corona di Blatt e coccia pneumatica. Cos'è? Vuole fare un drop? Sì, ci stavo pensando, non so, vediamo. In effetti sarebbe inutile attaccare adesso la porta frontale con un Siege Tank in quella posizione. Oh, l'Overlord con il propulsore. Sì, è riuscito a vedere tutto quello che poteva vedere. Ha visto tutto e poi è morto, non ha visto il Siege Tank magari. Per l'Overlord che va in natural, vede tutto tranquillamente. Allora, guarda, sa esattamente cosa può fare. Finisce la colonna di Blatt, vediamo se comincia la produzione di Blatt o continua ad essere macro. Teoricamente, sì, cominciano le Blatt, anche perché il game sappiamo che è durato abbastanza poco, circa 10 minuti, siamo a 4 minuti, quindi... Beh, la partita dura 16 minuti. Ah, 16 hai visto? Ah, ho visto giusto un replay, io ho tutto cancellato. sì, quindi vediamo, ancora non è detto che ci sia... Non sappiamo ancora chi potrebbe vincere. No, c'è tensione, infatti, è decisiva questa partita, siamo sul 3-2 tecnicamente. Anzi, sul 2-2, questa era la partita del 2-2. Questa qua è quella del 2-2. Mm-hmm. Si andava per... Vediamo cosa vuole fare con questa Medivac. Certo, avrebbe potuto trasferire lo spazio porto sul reattore se voleva fare una doppia Medivac con doppio Siege Tank. Invece no. Ha fatto un drop di Siege Tank, vediamo, di Arras. Però vediamo come gli Overlord continuano a muoversi da parte di Garal, sa esattamente tutto quello che sta facendo il suo avversario. Anche il numero di SCV, quindi si immagina un push. Comunque sta ancora dronando, infatti, adesso Garal. Vedete, il timing sembra buono per Ray. Ci sono poche rocce in difesa. Probabilmente... Ma ci sono solo 6 marine. Sì. Beh, però 6 marine e un carro contro... Beh, no, sì. Dovrebbe poter resistere anche con le Queen. Cominciano i colpi del carro, però. Esatto, abusa ottimamente della posizione della mappa. Costretto a portare tutto Garland. Comincia a difenderci. Ci sono aumentati anche i Marine. Sembra una hold non scontata questa da parte di Garland. Bello stato da parte di Ray. Questo Reaper è ancora vivo, può ancora piazzare mine. Ci sono altri due carri. Sembra veramente un push cattivissimo. Garland, 18 Ling e 4 rocce in produzione. Sposta bene il carro Ray. Sembra veramente ottimo questa partita. Avrei preferito castarla che vederla in replay. È vero. Adesso arriva con il Ling per il suo round. Soprattutto no, torna indietro. Sai già chi è il vincitore. c'è più tensione quando non c'è. Push. Non lo so. C'è veramente tanta roba per Ray. Supply sempre simile. Altri Ling e Roach. Ling e Roach è doppio potenziamento, veramente. Non li cancella nemmeno per avere più income. Va dritto per dritto con le unità. Adesso deve fare tanti Ling perché non ha... Pulla droni. Adesso tornano indietro i droni. No, vanno probabilmente committando di brutto per dare tempo ai Ling di uscire. Sì. Garla si ritrova costretto a cedere la terza. Però ha tre basi, mentre il suo avversario anche ne ha tre, ma non le ha ancora piazzate. Ray che ha fatto un errore, ecco, sta adesso sposta i Siege Tank. Sembra adesso poter reggere gara finalmente. Dovrebbe adesso essere capace di uccidere tutti quanti. Sì. Vediamo come rasserà anche il Liberator. È una bella build a parte di Ray, Sì, molto fastidiosa, anche aggressiva. Se non fosse stato Garland, non si avrebbe già vinto. C'è la spora però contro questi Liberator, vediamo. Comincia a prendere danni. Non l'ha micrato minimamente, non l'ha proprio micrato, non l'ha proprio guardato. E va a perdere questo Liberator, veramente male. Male qua Ray. Tre uccisioni. Premio di consolazione da parte di questo Liberator. E intanto, bello che difensiva a due basi Ray. Come ha fatto Garland a chiuderla così presto? Con il tempo giusto in realtà. Però sembra difficile poter essere in vantaggio adesso per Garland. Magari ha costretto il suo avversario a non prendere la terza più velocemente. Infatti la terza di Ray è ancora lì nella seconda. Sì, ancora lì non sta facendo niente. Anche il numero di SCV avrebbe potuto essere superiore, però ha aggredito, quindi è anche giusto per quello che ha fatto. Garla sta ancora macrando in questo momento, mentre sta producendo unità Ray. Ed è in vantaggio di 10 supply, anche 20, quindi insomma, sembra in svantaggio Garla. C'è una domanda direttamente a Garla. Garla, quando giochi contro Terran vai di Roach Ravager oppure preferisci Ling Veimuta? Veramente Ravager Ling la composition che preferisco attualmente. Okay. Per poi aggiungere Ling Infestor. Okay. E seguiti dalle unità o dai Broodlord, che a te piacevano entrambi? Ultra con Raptor in genere. Ok. Ma
Intanto vediamo Marine Tank, Medivac contro l'Ingravager, quello che hai detto te. Ma i Ling non vengono un po' sciolti da tutta quella roba terra? Tank, penso che sia. Penso che sia lo stesso principio per cui fai il Ling quando fai anche i Bailing. Ti serve qualcosa per tenere l'avversario fermo mentre lanci il tuo danno d'aria. Sì, sì, quello. Beh, vediamo, intanto stanno... Adesso fase di macro per entrambi i giocatori. Vediamo che è sempre avanti Ray di supply, cosa che teoricamente non dovrebbe succedere. E va per il push con 4 carri portati da 4 Medivac e Massa Marine. 1-0 per Ray e 1-1 invece per Garland. E qui vediamo l'ingaggio, perché sembra qua adesso difficile. Ah, ok, sì, 1-1. Vediamo. Vediamo un po'. Billy corrosive su un po' di roba. Buoni danni, ma non eccezionali. Comunque adesso c'è la bio, c'è i Marine contro Roach Ravager, però non è così semplice. Arrivano anche i carri, sono però tutti troppo vicini. Potrebbero arrivare le Billy, che infatti ne uccidono buone uno. Buone le Billy di Garland. Eh sì. E qua il trade che sembrava difficile è stato veramente ben vinto da Garland sul creep. Buona la Concave. Posso dirti una cosa, Garland? Perché cavolo questo tipo? Perché cavolo questo tipo qua non ti ha attaccato in questo modo? Ha sbagliato un po' anche lui. Infatti. Sì, pensava di essere forse più avanti, voleva un po' trallare ciao ciao, invece si è beccato. Arriva questo famoso drop con due Marine. Questo farà male. Uno Zergling per vedere se l'avversario prende la quarta. Già pronto comunque la risposta di Garland, perché l'ho visto con questo Overlord. Overlord veramente ovunque, yeah. Vedete la visuale di Garland come è esattamente a circondare tutto l'avversario. Per Garland la mappa è praticamente un dump. Altro drop. Dove? Non lo vedo. Si stava muovendo adesso con due Medivac. Ah, ok, lo vedo. Verrà scottato anche questo qua. Forse il problema del tuo avversario nel suo ingaggio di prima è che avrebbe dovuto ingaggiare verso la quarta piuttosto che così al centro mappa. Avrebbe dovuto forzare te a vedere contro di lui piuttosto. Però Garland sa tutto, è già pronto in varie posizioni, mancherebbero solamente gli Infestors. Giusto per fare le super cose belle. Sono anche Ravager, vediamo Ray. Ah, eccoli gli Infestor, guarda un po' gli Infestor, vediamo un po' se arriva la Fungal. Per dove sono? Per adesso no. Eccoli. Eccoli, mamma si muovono. Mia, sono veramente orribili da vedere gli Infestor. Oh, vediamo adesso com'è il Fungal. Buona Fungal. Buono, molto buona, buona. Non al pari delle... non belle allo stesso modo le Billy. Però è vero, attacco assolutamente più... abbattuto. Ha ucciso più Zergling dei Marine. E la partita continua invece ad andare di macro. Se pensavamo fosse molto rapida, invece quarta base per Ray, quarta base per Garland, che può anche pensare di prendere una quinta. Ormai vedete il bank comunque interessante, che adesso viene speso per 38 Ling, 10 Roach e 3 Infestor. La caverna dell'Ultra Disc sta per essere pronta. Adesso è pronta. Vediamo se quanto ci mette Garland. Bravissimo. Parte subito il rivestimento chitinoso. Rivestimento chitinoso. Eh sì. È orribile. Molto tecnico, molto naturalistico. È vero. È come lo spec. C'è anche la quinta per Garland, che comunque anche con il creep spec comincia ad avere tutta la sua porzione di mappa. Non li trasporti un po' di questi Zergling in Bailing? Ti sono Zergling? Attualmente non servono. Ok. Vabbè, immagino contro tutti quei Siege Tank e Liberator non è che siano tutti. Servono quando l'altro va a fare tissimi ghost. Lo forzi a dover snipare i baiting? No, a scappare almeno. Almeno non fa le snipe. Ah, pensavo che si mettessero a fare lo snipe sui baiting. Vabbè, è vero che col nuovo timing è brutta come cosa. Cade un Liberator, okay. Ottimo quel lavoro con le Billy, con i Ravager. C'è il drop intanto in alto a sinistra contro la quarta di Garland, però è già in posizione. Vanno gli Infestor, vediamo un po'. Fungallina, mandarina, fungallina, voilà, perfetta. Qualche colpo perfetta. Di bile e ci saluta la Medivac. No, solo una. No, sì, ok, un'altra. Ok, secondo voilà. Un accanimento terapeutico c'è stato. Tre Billy servono per uccidere la Medivac, sì. Qua Garland poteva mettere il creep con l'Overlord per evitare l'appoggio. Vede gli ACV, ma non piazza la pupù.
ci vabbè, vuole però con tutto. Non serve neanche stata utile per tanto tempo. No, niente di che. Questi marine. C'è il drop intanto in main. Però c'è un ultra. Ok. Forse sarà il caso che questi marine se ne vadano. Così non è. Vabbè, un ultra da sola. 8 uccisioni, che da fa. E praticamente gli ha servito il pasto. Dei due. Non stai ricercando la corazza però, Garland. Eh sì, infatti era la colazione. Anche Garland, pronti con Raptor. Perché non parla? Boh, magari si è, okay. Si è sconnesso. Ah, ok. Ok. Nidus in main. La mossa di Garland. E qua va con tanta roba verso la quinta espansione. Con tanto in main un Nidus. Vai a raccontare qualcosa, vediamo cosa esce. Tanti Zergling, però fastidio. E intanto va con tutto con Ling Ravager Ultra. Tanti danni. Ci sono gli snipe, ma sembra esserci veramente troppa roba per Garland. Anche le Fungal. Però questi Liberator fanno tantissimi danni. Infatti è costretto a ritirarsi Garland. Ha solamente guadagnato, diciamo, spazio in quinta. Mentre invece Ling comincia a fare sempre più danni in main. Però sta uccidendo anche dei ghost. Tanti danni, inoltre i Zergling nella mini stanno facendo danni. Le caserme sono cadute. Sta per cadere anche il centro di comando, i depositi. Eh sì, è veramente impegnatissimo a gestire questi Ultra Roach Ravager Ray, ma non fa più caso alla main, che sta venendo veramente distrutta pian piano, inesorabilmente tutta. Altri colpi di Ravager contro i Liberator che cadono. Altri colpi. Buon lavoro qua di gara. Questo punto pian però piano c'è avanti. Supply Block. Oh, quell'Ultra Lisca. Eh sì, il supply parla già chiaramente. 70 supply in più. EMP, EMP a vuoto. L'EMP sui Roach Ravager non si può vedere. No, infatti non capisco cosa sperava di fare. Magari ha sbagliato il pulsante. Ah sì. Snipe. Vabbè, ormai qua. Sì, qua è veramente andato. E c'è il GG. La parte di Garland. Bello. Molto bene, ragazzi. Abbiamo visto anche il game che ci mancava. È stata una bella partita anche. Sì, è stata divertente. A me piacciono sempre le game, anche se non sono per forza mech. Perché lì proprio si comincia a vedere l'abilità di qualcuno, non c'era una strategia. Perché si pensa proprio meno a una specie di timing, più a cosa dovrei fare adesso per mettere in vantaggio. Eh sì, è ancora più strategico, più gestione di macro, e quindi... Qual è il motivo per cui mi piace giocare a mech? Ah, bene. Sì, va bene. Ok. Cioè, Mobius, non è che puoi odiarmi perché gioco mech. Come dici mech, a me mi spegni. Cioè, io la mech proprio, vabbè. Comunque, vabbè. Poi dipende, perché se è mech, ok, vabbè, può anche essere. Se è mech, avanzo di 5 centimetri... Avanzo di 5 centimetri. Avanzo di 5 centimetri. Lì comincia a essere un po' la morte nel cuore. Ma non è questo il giorno. Bene, ragazzi, ci salutiamo. Perché non hai visto me giocare in questa clan? Ti ho visto giocare, però. L'ho visto anche come commentato. Vabbè, dai. Ok. Allora, gente, è finita così allora stasera. Sì, alla prossima settimana. E vittoria per 4-2 grazie all'all kill di Garland, che si è dimostrato veramente in ottima forma. Battuti gli Angel Wings 4-2 nell'ordine Chuck, Vineb, Ray e Chicken Wing. E per adesso è finita così. Chi è che ha vinto due partite prima di Garland? Chuck. No, per noi. Ah, per Garland noi. Garland ha vinto tutte. Hai vinto tutte? Tutte, all kill. All kill, battezzato. Allora, la volevamo ed è arrivata. La desideravamo. Per cosa è GG? Ci voleva. Anche un GG offensivo da parte di Garland, ci stava. Potrei dire qualcosa quando farai anche tu all kill. Dopo questa vittoria. Ok, sì. Il bracket cambierà, vediamo. Chiaramente ci candidiamo a un certo spessore, visto che abbiamo battuto quelli primi in classifica. Dobbiamo anche vedere chi giocava, chi no. Però, bene così.
Ci salutiamo, alla prossima, seguiteci dove volete, Facebook, gruppo Facebook Element StarCraft 2, gli aggiornamenti sulle varie nostre partite, sul gruppo anche di StarCraft Italia, ci siamo sempre. Saluti a tutti, alla prossima. Ciao ciao! Mettete il follow, sì, follow a Twitch, sia a questo canale, sia al nostro Element _ SC. E... esatto. Il nostro... potete sentire me parlare di Mac ancora per un po' di tempo. Esatto, mi raccomando. Non mancate. Di mannaggia. Salutiamo la mamma di mannaggia, grande la mamma di mannaggia. Salutiamo ultimo mannaggia. Saluto, addio. Buona serata. Buonasera.